Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. E 3.000 problemi tra i mille e mila problemi ce l'abbiamo fatta a fare la live su GameSpec. Ve lo dico proprio papale papale, Facebook ci ha tirato una sola così grande che vabbè, lascia perdere. Lasciamo stare. E niente. Con me in mia compagnia, in nostra compagnia, come sempre questa sera c'è il colpevole di turno che per colpa sua abbiamo rischiato di perdere lo zio Senpai, visto che nel deep web girano strani video di Max Spiga che fa cose strane con altro non dirò. Scaricatevi la roba da lì, io non c'entro niente. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera. Poi, vabbè, dopo la maravicenda c'è lo zio Senpai. Buonasera, Ciao a tutti, buonasera, ciao. zio. Buonasera. Ika purtroppo stasera non c'è per problemi personali, ma vabbè. Intanto lo Che però salutiamo salutiamo. molto velocemente, sì. Poi c'è l'ultimo membro, il nuovo arrivato, ultimo ma non ultimo di GameSpec, Gianfranco. Bella Ciao Gianfra. ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. E poi, ovviamente, Non è un last problema, but è not least. amministratore Poi, last but not least, diciamo, ultimo ma non ultimo, Dr. Game che ci accompagnerà in questa fantastica avventura del Dreamcast. Buonasera, dottore. Bravo, così ti voglio carico. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Sono passato qui per caso, in realtà, perché a giudicare dal nome speravo di parlare di salumi, ma in realtà si parlerà di videogiochi. Niente, insomma, argomento caldo di questa sera, da titolo, Dreamcast. Io... Dreamcast, ne approfitto per un attimino per salutare i Sì. vari amici che ci stanno seguendo, i Sì. vari compagni d'avventura, come so dire, quindi Sì, vai, ad un esempio salutino. Domogurru, Luca d'Andrea, Barbara Recchilungo, che tu mi sa che Alfredo dovresti conoscere da così di vista, Sì, ogni tanto mi ci incrocio con mia moglie, Massimo capito? Menis, il nostro grandissimo moderatore Lia Heraclea, grandissimo, Federico Pizzianti, Sergio Catapano, Gianni Gabba, Alessandro Cau, e nulla. Saluti a tutti e basta, partite. Io osservo. Ok, va bene. Dicevamo, argomento caldo della serata, Dreamcast. Io ovviamente passo la parola all'ospite, proprio cioè gli tiro sta palla di fuoco, proprio tieni. Grazie. Dottore, così a Che dire? freddo, ti incontrano e ti dicono Dreamcast, vai. Che dire? No, io sinceramente non so niente del Dreamcast, non ho idea di cosa sia, non ci ho mai giocato, no, non mi interessa. Io parlerei piuttosto di Perfetto, possiamo PlayStation chiudere la 5. diretta. Ragazzi, ciao, è Allora, stato un PlayStation piacere. 5. Allora, va bene, dai. Ultima console di casa Sega che dopo questo tentativo di sfondare ancora una volta nel mercato dei videogiochi, decise che forse era meglio ritirarsi a fare solamente i videogiochi e non continuare con l'hardware. Questo non solo per suoi demeriti, c'è da dirlo, ma anche per una contingenza astrale che ha portato, insomma, la console a performare molto peggio di quanto tutti si aspettassero. E per tutti io intendo soprattutto me, perché all'epoca ero un grande sostenitore e vedere che poi praticamente è stata applicata l'eutanasia sulla console da parte della sua stessa casa produttrice. Mi ha fatto un po' male all'epoca e continua a farmi male anche adesso. Però vabbè, ci sono molti motivi che poi hanno contribuito alla fine dei giochi. Magari poi ne parleremo in seguito. Però se dobbiamo parlare del Dreamcast, bisogna parlare ovviamente anche dei giochi che ci hanno girato su. Che era roba veramente meravigliosa.
Uno lo possiamo vedere già qui adesso, Army Man. Cos'è? Ah no, ok, perfetto, è passato, ha messo il comando. Vabbè, quello, io sto vedendo vabbè. Delle immagini su Twitch, delle robe che un po' strane. Sì, in realtà è un video con tutti i giochi Dreamcast che va e se la ride, come si dice. Okay. Vabbè, insomma, il Dreamcast... In realtà siamo noi, se dobbiamo dirla così, perché ognuno ha creato le proprie memorie, i propri ricordi relativi a questa console in modo ovviamente molto personale. Prima parlavamo, ma qual è il gioco che ti piace di più di tutta la libreria Dreamcast? Lì, stranamente, io vi dico Virtua Tennis, seppur non sia un gioco fra quelli unanimemente riconosciuti come i più rappresentativi della console, insomma, era un gioco che proveniva dagli arcade, una conversione essenzialmente. Però proprio per il mio vissuto, il mio passato e il fatto che con quel gioco ci ho giocato in periodi felici della mia vita, spensierati, possiamo dire così, anche se in realtà non lo erano affatto, è uno di quei giochi che mi sono rimasti nel cuore, quindi ognuno ricorda la console per, a seconda del proprio vissuto, giustamente. Quindi posso interromperti? Vai. E qui, allora, prima di tutto salutiamo Sergio Bartolotti, che sta seguendo, e anche Gianni Gabba. E ci sono un paio di domande. La prima è di Sergio Catapano, che chiede: io avrei una domanda interessante a mio parere, ma perché oggi tutti a dire Sega Dreamcast la miglior console di sempre, e poi all'epoca moltissimi invece gli hanno voltato le spalle. Eh sì, ma perché in realtà è l'esempio più lampante di console rivalutata col tempo, ma non tanto per una questione del fatto che non era sto granché, però se guardi bene poi trovi quello che... No, in realtà all'epoca, soprattutto del nostro orticello, diciamo così, ma non solo il nostro, anche in altri mercati, insomma, è andata più o meno così, non ce l'aveva nessuno. Erano in pochissimi quelli che avevano Dreamcast e che ci giocavano, e che soprattutto la preferivano ad altro, e che potevano investire su di essa, perché... Ricordiamoci bene che è stata una console che ha vissuto fin dal primo momento con una bella spada di Damocle sulla testa che si chiamava PlayStation 2. Quindi la gente non era tanto propensa a cambiare modo di pensare, soprattutto la gente che proveniva da PlayStation 1. Era gente ormai fidelizzata da Sony, era gente che voleva la nuova ammiraglia di Sony, quindi anche se gli potevi proporre, credo, la console più bestiale dell'universo, però dato che non aveva sulla scocca stampato PlayStation, sarebbe comunque rimasta invenduta e ignorata. E purtroppo ha fatto questa fine, perché effettivamente Dreamcast era una console estremamente avanti coi tempi, ma estremamente, aveva delle caratteristiche che le avversarie le integrarono solo. Sì, poi compare le racconto. Piuttosto una cosa invece, salutiamo Giuseppe Risiglione, Daniele Usai, anche Sara. E Sara, esatto, e Antonio Calabrese che ti saluta. Saluto. Guarda, io una domanda che ha fatto, anche Gianni. No, scusami. Ah no, Antonio, no, ha fatto un'affermazione, bugia. Prese il Dreamcast giapponese per il Code Veronica. Vabbè, come se si va sui Resident Evil con Code Veronica specialmente, vabbè, basta. Invece Don Smurru ci dice: ahimè, il mio Dreamcast mi ha lasciato ieri perché si è fuso. Come mai? È scoppiato, ha fatto fumo dopo che mi è arrivato un cavo di alimentazione dalla Germania. E vabbè, è facile, se ha fatto il fumo vuol dire che la PSU che è andata via, è l'alimentatore interno essenzialmente, lì basta che ne compri uno da AliExpress, di quelli nuovi, tra l'altro la presa universale, senza bisogno di usare grande. Niente, grande. Togli via perché si svita, c'ha tre viti, togli quello, metti quello nuovo e il Dreamcast è rinato, quindi vai, e costa 15 euro costa, quindi figurati, puoi tranquillamente recuperarlo. Sì, non le perdo. Mai demordere le console. Infatti dice condensatori.
Invece Giuseppe Zeroni dice: secondo me la spada di Damocle più pesante si chiama la Saturn, non più sopportata dopo 4 anni circa, e che lascia un buco nero nelle No, casse beh, della sega. più che spada di Damocle, per spada di Damocle si intende un pericolo possibile e incombente. E lì è stato un antenato scomodo, diciamo così, è stato un familiare non tanto gradito, perché ricordiamoci che Saturn è stato un progetto veramente fallimentare, tant'è che proprio nell'atto di dar vita al Dreamcast, Sega quasi quasi stava pensando di togliere il proprio nome dalla console, ma lasciare solo Dreamcast, quindi chiamarla Dreamcast, punto. Fatto da chi? Non si sa, Dreamcast. Tanto proprio per non richiamare il fatto del Saturn, l'esistenza stessa del Saturn. Tra Queste sono l'altro, il sempre le 32 decisioni bit. intelligenti di Sega of America, comunque. Lasciamo Le stare. Tra decisioni l'altro, il 30. intelligenti. Il 32 Belle. bit di Sega è stato un problema per Dreamcast, anche perché nel momento in cui Dreamcast fu effettivamente presentato e si cercò già di generare dell'hype verso questa nuova console, era nello stesso momento in cui Saturn non aveva ancora finito il ciclo vitale, stava ancora macinando, creava profitti, pochi ma li creava. E Ecco, tantissime Saturn aveva anche un aziende. problema tecnico, che due CPU e due GPU da gestire, poverini, i E programmatori. lo so, infatti i programmatori ci sono arrivati tardi e infatti molti progetti nel momento in cui fu presentato Dreamcast erano ancora in corso in lavorazione per Saturn, e questo è stato un Vero. grosso problema perché anche Vero. da parte di molti degli sviluppatori c'è stata un po' una disaffezione, tant'è che molti di quei progetti alla fine sono stati dirottati verso PlayStation perché si sono trovati un pochino così spiazzati. Vero. Ed è stato veramente un problema. Addirittura in Giappone, in alcuni momenti, Dreamcast era stato spacciato come la versione 3D del Saturn, perché il Saturn era potentissimo in 2D. E il Dreamcast era stato spinto come, guarda, è la versione avanzata del Saturn. Però non, cioè, è Attenzione stato che veramente una palla al Claudio, piede incredibile, ed è un peccato. Ti devo originare una domanda che gli fa Lear, il nostro carissimo e amatissimo moderatore del gruppo. Vai. Ma perché commenti nei gruppi pieni di meme fino al collo, mentre in Sega Saturn Italia, che è un gruppo stupendo, latiti alla grande, e che se chiedono la vita c'è pure quel fittuso di Piero Spanò come moderatore, vieni a trovarci ogni tanto. Ma io sono Rispondi. iscritto a Sega Saturn Italia e verrò più No, vabbè. spesso a postare meme anche lì, che vi devo dire? No, no, vabbè, lì ha vinto. E lì al quale si mette pesta. Top. Sergio invece chiede: secondo voi, oltre ai meriti degli ottimi giochi, quanto Sony si è avvantaggiata dalla pirateria? Cioè, ormai comprare PS2 non vuol dire giocare quasi gratis. Allora, c'è un problema. La pirateria tralasciando tutti i discorsi del fatto che è sbagliata, che non si fa e tutto il resto, e questo lo sappiamo tutti, è inutile starlo a Salutiamo anche ribadire. Mito Kira che sta seguendo. Saluto. Ciao. Il fatto, la pirateria per assurdo può essere anche utile e Sony ne ha giovato tantissimo, tantissimo. Se non fosse stato per il fatto che PlayStation 1 si modificava essenzialmente con uno stuzzicadenti e una gomma da masticare. La molla, te la ricordi? Avrebbe avuto molta più difficoltà, come è stato per Saturn, ad esempio, che con tutto che si poteva modificare anche quello, non contemporaneamente a PlayStation, ci è voluto un pochino di più. Però la PlayStation è stato veramente un colabrodo di tutti i tipi. Ma in quel caso, vedi. Aveva il nome, aveva i giochi, aveva la base installata, perché comunque è partita la PS1, è partita ad essere venduta tantissimo, anche Sì. quando non era ancora piratabile. Tutto quello, più Vero. la pirateria che ha sfondato l'ultima porta di quelli che magari compravano la console e poi non compravano più nessun gioco perché se li piratavano tutti, ma non avrebbero mai comprato un gioco originale, quindi comunque non. Sony non ci perdeva niente, anzi ci guadagnava solamente la vendita della console, perché era gente a cui non avrebbe mai venduto un gioco originale, quindi la vendita persa non c'era essenzialmente.
tutto quanto questo insieme ha portato all'esplosione del fenomeno PlayStation. Invece Dreamcast, che neanche il tempo di uscire è già veniva piratata perché è venuto fuori sto gran casino con lo standard 1000 CD, che è stato veramente una fregatura incredibile, lì veramente non ci hanno pensato, è stato un errore di progettazione, e non ha avuto alle spalle tutti quegli step, non ha avuto la diffusione, non ha avuto la possibilità di mostrare i giochi, ma partì subito piratabile, e quella è una cosa problematica, è stata veramente problematica. Infatti la pirateria è stato uno dei problemi per cui alla fine la console non ha sfondato, perché magari veniva comprata, però poi nessuno comprava più i giochi e già perdeva quella diffusione lì, insomma, anche a livello di immagine, ed è stato veramente terribile. Ma lì è tutta colpa di Sega, lì si sono sbagliati, non hanno testato approfonditamente il fatto di tutti gli standard leggibili dal lettore. Uno di questi appunto era quello lì, che il 1000 CD, che era quello deputato a leggere i contenuti multimediali sui CD musicali, quindi per farvi capire la qualità. E si scoprì che era una porta aperta per chiunque, bastava semplicemente rendere il disco compatibile con lo standard e buttarci dentro qualsiasi cosa, e la console leggeva di default, quindi per farvi capire. Sì. È un problema, è stato un problema per alcuni, ma invece è stato, come abbiamo detto per Sony, un vantaggio. Morgan Bena ci dice: ciao ragazzi, purtroppo non posso seguire che sono sul lavoro. Macchina meravigliosa, comprata per uscita JAP da YouTube a Torino con su carico le joystick arcade, un sogno che salverò. Sono passato a salutare e buona serata. Beh, diciamo che allora, detta così, allora, Dottor Game, quello che ha detto ha ragione ed è assolutamente vero. La pressione di far uscire il Dreamcast, quello che stavi dicendo prima, io non l'ho proprio capita, anche perché il Saturn, ok che in Europa poco e niente, diciamoci la verità, perché come stavi dicendo prima, abbiamo preferito PlayStation, insomma. Ma noi tutto videogiocatori, il mondo hanno preferito PlayStation, ha performato sì, in America, in Giappone. Sì, in America, che è un mercato chiave ovviamente, PlayStation punto esclamativo, hanno fatto solo Saturn poco e niente. In Giappone, oltre ad avere quasi il doppio, se non il triplo, dei titoli che abbiamo in Europa e in Nord America. In Nord America c'è qualcosina in più, cioè, ma niente, sono tantissimi film. Titoli. Come? Forse ti interrompo. Sì. È il solito film. Quante, tanto siamo in fascia quasi protetta. Sì. Quante cagate ha combinato la Sega America, perché mentre la Sega già pensava in un modo, la Sega America combinava ma tanto la Sega America si è dimostrata per quello che è, anche con Dreamcast, non ti preoccupare, perché tu pensa che Tomb Raider, The Last Revelation e Legacy of Kain Soul River in Giappone non sono proprio usciti. Fanno parte dei tanti giochi, ti sto parlando di giochi. Vabbè, giochi e volendo sono dei AAA, io penso che Soul River sia un AAA, cioè, mi permetto di dire, Legacy of Kain Soul River. E in Giappone non li hanno fatti nemmeno uscire. Calibur, non giochi mai nulla, eh. Vabbè, sul Calibur è uscito in Giappone, cavolo. Capito? Cioè, già da lì ti fa capire che c'era una che voleva andare per i cavoli propri e l'altra invece che stava a inseguire una console di una generazione prima ormai. Cioè, a che sono serviti tanti porti? Pure quello di Dino Crisis. Sì. Messaggi, però, perché sì. Giustamente. Che tra l'altro sta apparendo Dino Crisis in questo momento. Scusami, Max, è il fado. Cioè, il porting di Dino Crisis, secondo te, dottore, era necessario su Dreamcast? Postaci i trucchi dei tuoi giochi su Saturn. Riccardo, infatti, ci dice, ragazzi. Aspetta un attimo, Max, scusami. Stavo rispondendo alla domanda. Il dottore. Non mi seguo più, ragazzi. Che succede? Che domanda era? Quella se secondo te il porting di sti giochi, Dino Crisis incluso, era necessario su Dreamcast? Beh, era necessario nella misura in cui dovevano averli anche loro. Cioè, nel senso, non potevano mantenerli come esclusiva per le console Sony. Dovevano anche loro poter avere
i giochi di richiamo, che in quel caso sono stati porting. Quello che dico io, cioè non è che è una versione Dreamcast. Beh, cioè, però per esempio Code Veronica, se non fosse stato per il Dreamcast probabilmente non ce l'avremmo avuto, capito? Se parliamo di giochi Capcom. Sì, sì. Ma io dico tanti porting vecchi, dico. Cioè no, i porting... Vabbè, è un po' lo stesso discorso che si potrebbe fare anche col GameCube, che a un certo punto arrivarono i porting di Resident Evil 2 e 3 che erano completamente inutili perché sì, non erano altro che gli giochi per PC essenzialmente, però messi su GameCube, però lì non è una questione di status symbol, tu alcuni giochi li devi avere per forza, soprattutto se poi la casa che li produce è contenta di farlo perché vuole venderli anche sulla console che produci tu, lì va bene, cioè ci devono essere. Non ne faccio una colpa. Io non giocherei mai a Dino Crisis su Dreamcast. Però vabbè, vedo perché chi aveva solo quella, magari difficile, difficile, perché credo che avessero tutti PlayStation 1. Quelli che poi hanno comprato Dreamcast, quei pochi che hanno comprato Dreamcast. Però vabbè, non vedo perché no. Guarda, Gianfranco mi sa che ce l'ha una Dreamcast, ce l'ha Ferrari? Sì, questo è speciale. Eccola, no, eccola, mo la caccia. Eccola, non l'abbiamo mai vista! Svalutation! Questa è proprio un dream. Sì, quella lì, l'unica cosa buona che puoi fare con quella console lì è tirarla in testa alla gente. Ma addirittura Gianfranco ci ha detto, che quel Dreamcast, proprio quello lì, legge anche i giochi PlayStation 5 e Series X. Ma è vero, sì, apposta, l'ho apposta. Con la sola imposizione delle mani, lo Spirito Santo. Scusate, il buon Riccardo Manfatti ci dice: ma vi ricordate sul Calibur in sala giochi su Dreamcast? Io ho avuto la fortuna di giocarci a casa di un mio amico, appena uscito su un 15x32 pollici in RGB. Tanta roba, tanta roba. Stampano lì. Sergio Catapano ci chiede. Anzi, vi chiede, perché io faccio le domande e voi rispondete. Quanto ha influito sulle vendite la mancanza di un lettore DVD? Allora, secondo me abbastanza. Secondo me abbastanza, ma lì c'era un problema. C'erano interessi dietro un po' particolari, perché Sega era un po' in conflitto con Matsushita, che era una delle varie case che avevano lavorato al formato DVD, e proprio per evitare di pagargli le royalties essenzialmente evitarono di utilizzare il formato, ma non è stato una questione di difficoltà tecniche o mancanza di possibilità, è stata proprio una questione economica, e lì si sono sbagliati perché non sono stati lungimiranti, un po' come anche Nintendo con Nintendo 64, non sono stati lungimiranti in quel caso per riguardo i supporti, e secondo me ne avrebbe giovato sì ad avere il DVD. Se ho giocato a Pano dice, secondo me se non era per Sega, porca miseria, non dico mai Sega, mi è uscito Sega. Capo. Forse avrebbe fatto la fine del NEC con il PC Engine, non lo so. Oddio. Invece Luca Lamela ti dice, però... Diciamo che, scusami, al volo però, cioè il PC Engine è direttamente un altro tipo di mercato. Cioè, se è un prodotto strettamente giapponese, ok, abbiamo visto un po' di TurboGrafx, ma che... Dai raga, il PC Engine era una cosa giapponese, là è nata e là voleva rimanere. Anche perché non è che ci hanno provato poi più di tanto qui da noi, diciamo la verità. No, ci hanno provato tantissimo in America, perché ogni versione che usciva lì in Giappone la facevano come TurboGrafx in America. Qui ci hanno provato solo in Inghilterra, in alcune aree, ma non si trova niente. In Nord Europa. Anche in Francia, esatto. Praticamente importando la versione americana essenzialmente. Esatto. Sì, ma io dico pure... Però non è andata bene, non è andata bene perché hanno portato pochi giochi, perché già erano in un periodo in cui i 16-bit, perché alla fine, pur essendo una sorta di ibrido, era a base 8-bit per alcuni versi, comunque andava a competere con i 16-bit, perché era quello l'obiettivo di NEC.
e lì già la gente già guardava un po' al futuro, almeno qui da noi, ma uh-huh. poi in Giappone ovviamente ha fatto lo sfacelo, perché quello che ti voglio dire, ne hanno fatte più, hanno fatto il, vabbè, il PC Engine, hanno fatto il Core Graphics 2, il Turbo Graphics, lo Shuttle, e hanno fatto il PC Engine CD in tre versioni, ne hanno fatto un miliardo. Appunto, ti stavo a dire, cioè, era una cosa che la è e la è rimasta, cioè, perché alla fine è andata alla grande. Hanno seguito la strategia che poi seguì anche Sega, nel senso dell'add-on. Hanno cominciato ad aggiungere pezzi, aggiungere specifiche, aggiungere possibilità, e ogni volta usciva il pezzo in più, e poi usciva la versione che univa la base più il pezzo in più, e poi usciva il pezzo in più del pezzo in più, e usciva quindi la versione che univa la base, il pezzo in più, e il pezzo in più del pezzo in più. Mettevano milioni di... addirittura fra le stesse versioni, una dopo l'altra, che aveva la base identica, però tutti gli accessori non funzionavano più perché cambiavano gli spinotti, quindi è un macello. Lì hanno frammentato il mercato in maniera spropositata, cercando di attirare sempre più gente, sempre più persone potenzialmente interessate magari a quella versione rispetto che l'altra, però facendo così alla fine avevano 30 macchine contemporaneamente sul mercato e la gente non sapeva più che fare, insomma, non sapeva più cosa comprare. Poi la generazione è passata oltre, e allora ciao. Vabbè, poi vabbè, sono stati altri problemi, diciamo. Non è... lì un po' di cattiva, anche lì poca lungimiranza da parte di Hudson e di NEC. Però vabbè, era il momento, era quello, arrivavano sempre nuove tecnologie, per esempio i CD applicati ai videogame da casa erano una cosa inedita, perché erano roba prettamente da PC all'epoca inizialmente. Sì, guarda, quindi cercavano PC... di reggere il passo, ma non con pochi risultati alla fine. Sì, ma infatti il NEC PC FX è uscito. Sì, vabbè, pure. Quella è stata una... Ma io sinceramente, guarda, avrà le sue potenzialità sicuramente. Però io non l'ho capito. No, è un prodotto che non ho capito. Cioè, prima mi fai una macchina, ci metti Ghost and Goblin, ci metti Street Fighter, ci metti l'unica versione per console di Splatterhouse, il primo ballo, ovviamente. Cioè, ci fai ta 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 ta, e poi te ne esci con sta cosa. Nemmeno NEC, cioè, ha capito che cosa doveva fare. Cioè, capito? Cioè, non ho capito il senso proprio, perché? Vabbè. Vabbè. Offero. Sì. Devo leggere un paio di commenti, perché altrimenti veramente... Va bene. Max, vai, Luca Andrea. Anche alle Luca Andrea dice, sì, tanti saluti. Luca Andrea ci dice, ti dice, anzi, Dottor Game, il calice. No, non lo metto, sono in borghese. Ah, ecco là. In divisa da lavoro, quasi. No, Max era... ci dice, smetto di cambiare, ha fatto i calcoli con quello che aveva. Alessandro Cauci dice, Legacy of Kain sul River, capolavori. Vabbè. Queste, sì. Sono... ci saluta Fulvio Lorenzi, che salutiamo anche noi. Massimo Bilaga ci chiede, ma parliamo dei recenti avvenimenti con i porting incredibili dei giochi Atomic Wave. Sì. È un argomento, ne parlavamo prima. Sì, per l'appunto. Sì, è una cosa molto molto interessante, perché è capitato un po' come un fulmine a ciel sereno, perché io non mi sarei mai aspettato di vedere la Tommy's Wave girare tramite dei porting amatoriali direttamente su Dreamcast. Però è molto interessante, si spera che migliorino la qualità dei porting, non tanto ovviamente la qualità dei giochi, perché i giochi sono quelli, quanto proprio la qualità di esecuzione, perché per alcuni titoli ancora magari si blocca, non sono proprio ottimizzati per la lettura da disco, e quindi vanno un pochino sistemati. Però è una bellissima cosa questa qua, bellissima, perché ci sono dei titoli che vale la pena avere su Dreamcast, assolutamente. Parlavamo di quel bruttissimo gioco di Dolphin Blue, per esempio. Esatto, pessimo, veramente pessimo addirittura.
No. Hanno rapito lo zio senpai, non è lui in realtà. No, ma infatti è molto ironica la cosa, perché è uno dei giochi che più adoro, cioè. Non lo Alfredo, sapevo. mi dicono che hai l'eco. Io non lo sento, devo essere sincero. Poi mi dicono che hai eco o riverbero. Possibile? Non è che ci vado a fianco? No, non ho niente. No, ok, Il mio stop. cellulare è proprio No, spento. perché me l'hanno scritto già un paio. Da Alfredo si sente l'eco. C'è il riverbero, però Ora boh, dovrebbe questo. andare meglio, credo. Vabbè. Io sento sempre molto bene. Riccardo Benfatti ci chiede: Dreamcast VGA 1998, quanto tempo ci è voluto per avere una console che avesse la VGA? 2005 Xbox 360. Eh sì, eh. Per moltissime cose era avanti. Vabbè. E però, vabbè, ragazzi, qualcuno deve sempre fare da apripista in questo mondo, anche fallendo spesso, però ci deve essere sempre il primo che ci prova. E in questo caso Sega ci ha provato, non gli è andata benissimo, però ha fatto da apripista. E quindi è bene che sia così, che poi altri abbiano preso il lavoro dove era stato interrotto e l'abbiano portato avanti, certamente. Sì. Primi fra tutti Microsoft con la prima Xbox, che è esattamente un seguito spirituale di Dreamcast. La prima Xbox è Dreamcast 2, ragazzi. Mettetevelo in testa perché è proprio quello. Sì, addirittura c'erano degli accordi embrionali, mi Sì, pare, che c'erano Xbox gli doveva accordi che leggere i giochi derivavano. Dreamcast. Gli accordi fra Sega e Microsoft erano molto molto vecchi perché derivavano addirittura dallo stato di prototipazione del Dreamcast quando ancora era diviso fra Dural e Black Belt. No, sai che Dural era la versione giapponese che è seguita da Videologic con Power VR, eccetera. Invece Black Belt era quella della 3DFX. Sì, è vero. Esatto. Lì l'ambiente americano portò dentro vari attori, tra cui anche Microsoft, che però, per assurdo, quando Black Belt fallì e venne tutto spostato sulla versione giapponese, insomma, del prototipo, gli andò anche bene perché i chip erano di quella versione lì, erano creati da NEC, che era tra l'altro uno dei produttori di PC che più installava roba Microsoft sui propri PC e te li vendeva già carichi di roba. Quindi Microsoft era in casa, giocava in casa, aveva il partner che già l'aiutava per Windows e adesso avrebbe avuto anche, cercò di avere il partner che l'aiutava per i giochi. Addirittura il fatto del Windows CE installato dentro. Installato, oddio. con cui era possibile programmare i giochi per Dreamcast derivava proprio da quello, da quegli accordi della vecchia Black Belt che poi sfociarono in una commistione di interessi fra Sega e Microsoft, cosa che poi alla fine non andò proprio tantissimo in porto, in quanto gli strumenti di sviluppo di Windows su Dreamcast facevano veramente pena, appesantivano tantissimo, la gente non riusciva a lavorarci, gente che poi lavorarono tutti quanti con il kit di sviluppo di Sega, Ci furono quello. anche delle Insomma, tastatine, e poi alla chiamiamole così. fine Microsoft, quando Sega era con l'acqua alla gola qui, propose una piccola alleanza. Lì all'epoca gli si disse: vabbè, noi facciamo questo. E Sega disse: facciamo questo. Noi programmiamo in esclusiva per voi, però voi dovete garantire con la nuova Xbox la compatibilità totale con tutto il software uscito per Dreamcast. Microsoft in un primo momento disse: vabbè, ci potrebbe stare, però poi quando arrivarono alla questione money sul gioco online, E calla. Microsoft disse: aspetta, forse io non ti faccio giocare tanto su Xbox Live con i tuoi giochi Dreamcast, forse me la tengo per me. E allora lì non si misero un pochino d'accordo, poi alla fine gli accordi rimasero solo un accordo di esclusività per alcuni giochi durante i primi tempi di vita della Xbox, e quindi Microsoft gli pagò l'esclusiva per poter avere certi giochi. Ricordiamo Jet Set Radio, Shenmue 2 e tutto il resto. E niente, morì lì. Però la base, quello che
da cui nacque effettivamente molto di ciò che abbiamo trovato su Xbox sulla prima, derivava proprio da una visione Sega del mondo console. Tant'è che, se vedete, sembra la versione americana scassona 2.0 del Dreamcast. Allora, porte, sì. Cioè, tanti saluti da Donatello Castorio, Claudio. Saluti. Da Luca Cusani. Salutiamo il buon Luca. E Ria, allora, aspetta, e anche da Piero Peter. Spanocchia, Pierino. Benvenuti tutti. Ria fa una domanda. Te ne sei mai accorto che in Italia i videogiocatori fanno soltanto collezionismo ed opinionismo, ignorando quelle funzioni segrete che volgarmente chiamiamo trucchi? C'è gente che manco sa attivare il sangue in Mortal Kombat. Doc, devi sdoganare la coscienza su tutti i videogiochi, perché qui ignoranza è abissale. Fai una video guida ogni tanto sul tuo canale. Oggi il nostro carissimo amministratore Lia ce l'ha con te. Ma che tra l'altro è una persona estremamente tranquilla, non capisco che gli è successo. È la persona più tranquilla che io conosco. Perché secondo me lui sa che il buon Claudio ha una maniera di trucchi, come si dice, nella manica, ok? E li nasconde. E lui dice, ma come, io i trucchi li racconto e lui invece si nasconde. E quindi sta provando, come si dice, con lo scovolino a tirare fuori, a stuzzicarlo, mettiamola così. No, non si usa. Claudio, la parola. Citeroni, non si usa, bisogna giocare pulito. Parlo io che ho l'action replay attaccate lì. No, vabbè, dai, quello è tutto un altro mondo, il mondo dei cheat, dei trucchetti, delle robe che sbloccano altre robe. È un mondo interessante, però va sempre contestualizzato, non è che uno può cominciare... Adesso vi parlo dei trucchi, è un po' vasta, insomma, come area d'azione, quindi sì. Quando è il momento uno ne parla, se no... Tra l'altro mi è fatto venire in mente una cosa, che all'epoca dei 16-bit, come tutti i ragazzi, ovviamente non esisteva internet, quindi come tutti i ragazzini c'era tutto sto scambio di trucchi. Oh, sai come si fa? No, guarda, per sbloccare questo devi premere su, giù, e quell'altro è il livello segreto, no, e poi devi premere sul menu, giù, 20 volte. Quelle le riviste. Le riviste, c'era un disastro. Allora, io avevo un bellissimo gioco per Super Nintendo che era Batman Forever. Non so se qualcuno se lo ricorda. Bellissimo. Era un clone di Mortal Kombat, però con Batman, a scorrimento, tipo platform. Però bello, perché alla fine, cioè vabbè, ci ho speso tutta la paghetta perché mi immaginavo chissà che cosa. Però, cioè, alla fine ho trovato un gioco orripilante, essenzialmente, però me lo sono fatto piacere ugualmente. Insomma, ero lì, e un gioco che, dato che c'è di mezzo l'enigmista, ogni 2-3 veniva fuori qualcosina, o un passaggio segreto dove trovavi l'enigma, il punto interrogativo. E allora io, matto, che dovevo saperli tutti sti passaggi, cosa ho fatto? Io non ho modo di capire, perché non ne parlava nessuno di questo gioco. Allora cosa faccio? Scrivo da claim. E allora mi sono messo lì a cercare nel manuale la sede di Acclaim, che era il distributore del gioco per l'Europa, e gli ho scritto in Inghilterra, in inglese stentatissimo all'epoca, ovviamente, e gli ho scritto, ma si possono avere un pochino di trucchi o di cheat, qualcosa per questo gioco? Mi hanno risposto con un plico spesso così, con tutta la soluzione del gioco, passo passo, e 5 pagine di cheat. Da inserire cioè scusami, ti hanno blastato. Mi è arrivato a casa sto mazzo, mia mamma mi fa, ma ti è arrivata qualche multa? Cosa hai fatto agli inglesi? Ti è arrivato qualcosa? No, perché veniva da Londra, ma che? Vedo il logo Acclaim, ho detto guarda che mi hanno risposto, sì, qua saranno 20 pagine di insulti, tu Spock italiano, tu e invece sono stati gentilissimi, mi hanno scritto grazie per averci contattato, ci fa piacere, cosa che adesso credo che non farebbero mai più, non lo farebbe nessuno, immagino, le grandi aziende. Vabbè, più che altro il gioco era quello, secondo me era un bel gioco, però diciamo che ma poteva... ha detto guarda, uno dei poveri 5 capito. Si
Diciamo che lei è stuzzicante. Poveraccio, c'aveva problemi suoi già per aver comprato il gioco, quindi non cerchiamo di dargli una mano. Sono stati veramente gentili. E all'epoca così una domanda, Luca Cusani, Claudio. Non ho capito. Perché Sega si è fermata con il Dreamcast e non ha creato nuove piattaforme? Semplicemente perché non so falliti, ma ci sono andati vicinissimi. Io vi ricordo solamente il buon, si chiamava Isao Okawa, se non ricordo male, comunque Okawa era il cognome, che è stato l'ultimo presidente, il primo e poi alla fine l'ultimo presidente della Sega dei tempi d'oro in Giappone, che ci mise dei suoi, ci investì 70 milioni di yen, quanto erano, sì. E poi nello stesso anno morì di crepacuore, cioè una roba incredibile, era una azienda investito 800 milioni di dollari, 800 milioni di dollari. E poi ha scattato. È stato veramente un disastro, perché non gli andò più niente giusto a Sega. C'avevano il fattore economico, era stato quello lì ovviamente principale, perché vendevano pochissimo. Quando arrivò PlayStation 2 non vendettero più niente, essenzialmente. Io mi ricordo, vabbè che l'Italia non fa tanto testo, ma io mi ricordo scaffali dei negozi di videogiochi dove PlayStation, c'erano 30 scaffali grossi così, Dreamcast, c'era una colonnina... Tutto quanto di giochi stracomuni, che ne so, Chuchu Rocket, 300.000... Sì. Confermo. Robe che nessuno comprerebbe mai. Ed era veramente un disastro, cioè è stata condannata all'irrilevanza da parte di Sony, purtroppo. Poi vabbè, se parliamo di Sega of America, lì hanno cominciato a fare gli sboronacci, 100 milioni di dollari di campagna pubblicitaria in cui si vedeva il tornado con la forma del it's thinking, sta pensando, è vivo, ma che cosa, cos'era? Cioè facevano pubblicità senza farti capire che cos'era, cercavano di fare la Sony, no? Che era quella lì moderna, pubblicità, però fallivano, in ogni cosa che facevano fallivano. Poi robe allucinanti, cioè con la console che ormai la gente quasi non la comprava più, tutti gli sviluppatori schifati, perché addirittura Electronic Arts, che non ci ha mai lavorato essenzialmente perché era schifata anche lei tutta la questione 3DFX, il fatto che poi Sega essenzialmente tagliò gli americani fuori dall'affare Dreamcast inizialmente, no? Mm-hmm. Poi altri tipo Konami, Capcom, che dopo un bel po' di supporto andarono subito su PlayStation, quindi ciao, addio. E poi scelte allucinanti come il development kit per gli indipendenti, DDK, che era una specie di kit di sviluppo per gli indie, capito? Che a un certo punto cominciarono a distribuire, che però utilizzava Dreamcast in versione castrata. Ma questi come potevano pensare che i nuovi giochi creati con quella roba, essenzialmente più inferiori a qualsiasi cosa, sia anche del recente passato sulla stessa console, avrebbero dovuto rivaleggiare con la concorrenza? Come gli poteva venire in mente una cosa del genere? Hanno fatto tante di quelle stronzate e hanno ammazzato una console, hanno ammazzato la propria azienda e di conseguenza anche la console che avrebbe dovuto sostenerla, quell'azienda. Sì. C'è stato una noncuranza di tantissime cose, poi ovviamente la sfiga infinita con il fatto della pirateria, perché quella è stata anche lì un po' di noncuranza, ma essenzialmente sfiga, perché quella cosa potevano non scoprirla mai nessuno, quel fatto dei 1000 CD, ma l'hanno scoperto, e un sacco di fattori che tutti insieme si sono messi a dare le mazzate proprio sul coppino qui, sia a Sega sia a Dreamcast. È stata veramente una carneficina a livello di tutto, sia di immagine che economico, qualunque cosa. A un certo punto Sega ha detto: senti, va bene, basta, grazie, è stato bello, chiudiamo. Io alzo le mani, comincio a fare i miei giochini, che quelli sono molto apprezzati, soprattutto in sala, infatti miliardi di giochi, conversioni da sala, che per quanto ci stanno anche, però non si può campare solo di quello, e basta, faccio i giochi per gli altri. Addirittura inizialmente volevano fare giochi in esclusiva per le portatili, quindi sul Wonder Swan e sul Game Boy Advance. Poi hanno detto
Però forse non ci guadagniamo tantino, andiamo un pochino a portare il nostro seme, diciamo così, un pochino ovunque. Ma infatti Sergio Catapano fa la domanda, dice: il traguardo, se non erro, erano 12-13 milioni di console entro il 2001. Se avesse continuato a battagliare invece di gettare la spugna, sarebbe potuta risorgere? Secondo me no. No, perché già c'era la tragica. No, stava incombendo. No. Con allora, PlayStation 2 sul mercato no. Appunto, e poi a fine vita del Saturn c'erano già grossi problemi economici. Ah sì sì sì, abbiamo detto, era un disastro, era un disastro. Cioè Dreamcast doveva abbiamo uscire detto, cioè, lo stesso presidente ha dovuto metterci di tasca sua, cioè, per farvi capire il disastro in cui erano immersi. Dove saranno torcigliati. Ci chiede Chico Pia, per quanto riguarda la rottura della batteria tampone, si parla di difetto o di usura? Ragazzi, le cose si usurano a un certo punto e non durano così. Per sempre. Hai qualche Dreamcast da farci vedere, Claudio? Ah beh, io sì, quello che su cui gioco quotidianamente, che è quello lì però modificato con l'emulatore del drive ottico, no? Okay. Con tanto di SD con i giochi dentro. Perché essenzialmente non perché odi il disco, anzi io sono amante dei dischi, però lo trovo molto più comodo, non devo stare lì tanto a perderci la testa, a rompermi le balle con i rumori del disco che fa, che li conosciamo molto bene, però sono abbastanza fastidiosi. Poi anche col fatto che non ho bisogno né di step down né niente, perché in realtà dentro qui c'è la scheda madre di un Dreamcast giapponese, che avevo fatto un po' di magheggi quella volta, ne ho uno messo da parte che uso per smontarlo, quindi è un po' un Frankenstein sto qua. Facci vedere il retro di quella macchina. Beh, il retro, lì c'ha lo spinotto universale d'alimentazione modificato, gli ho cambiato tutta la parte dell'alimentatore. E quindi non devo usare lo step down, insomma è molto molto comodo. E poi non scalda niente, non scalda il disco. Non scalda niente, anche perché con l'emulatore ottico, del drive ottico scalda, ed è un problema, invece in questo modo tranquillo. Quindi la uso veramente come macchina da gioco al 100%, non devo star lì ad impazzire. Bellissimo. Quindi quella è quella per giocare. No, la cosa che veramente mi rompe le balle, che da cui però non si può far a meno, non si può trascendere, sono queste. E soprattutto le cavolo di batterie che ci stanno dentro, che durano una settimana e poi le butti. E muoiono. Perché ciucciano elettricità come non so che cosa, ste maledette. E niente, le VMU essenzialmente. Poi vabbè, Rumble dentro. L'appassionato della saga Shenmue, la produzione di questo gioco è stata male, giusto? Sia a livello economico che artistico. Ma quanto è costato questo capolavoro? Sì, lì non hanno fatto bene i conti. Sono andati veramente sotto. Speravano di vendere molto, molto di più, invece la gente non è stata ricettiva, purtroppo. Non in Occidente. Che poi in realtà doveva uscire su Saturn, Shenmue. Sì, sì. Non cominciare a quello. Sì, nasce come spin-off. No, tranquillo Claudio, è una cosa fra me e Alfredo. No, come spin-off? Nasce come spin-off RPG di Virtua Fighter. Sì, è vero. Sì. E quindi doveva era partito tutto quanto su Saturn, però hanno ciccato un pochino le quote, hanno speso più di quello che dovevano spendere, hanno fatto più grande di quello che doveva essere. Che poi Sega in realtà lo ha fatto lo spin-off RPG di Virtua Fighter. E qual è? Virtua Quest. Bellissimo, tra l'altro. L'ho giocato su GameCube, gran bel gioco. Mi è piaciuto veramente tanto. Mi tocca il cuore. Particolare. È molto particolare. Vabbè, GameCube. Ragazzi, scusate, migliori console in assoluto, secondo me. Per assurdo, meglio anche di Wii. Per quanto Wii sia GameCube. È il colmo. Per quanto Wii sia GameCube. In futuro, quale console commemorativa di Sega vorresti vedere fra Master System, Saturn e Dreamcast Mini? Master System sicuramente no.
non perché non mi piaccia, ma sarebbe un po' un buco nell'acqua, perché la gente non credo che lo comprerebbe. Sicuramente, allora, a sto punto io ragiono anche in ottica di possibile successo, proprio per amore di Sega, giusto? E quindi ti direi Dreamcast, sicuramente. Anche perché ora come ora l'emulazione Dreamcast ha raggiunto degli ottimi livelli, anche su hardware abbastanza, non proprio eccezionalmente potenti, quindi ce la potrebbero fare tranquillamente con un hardware da tablet, essenzialmente, a fare una console commemorativa sul Dreamcast. Non vedo perché no. Sì, beh, in effetti riporre il Dreamcast sarebbe, o il Dreamcast, io ogni volta non so come chiamarlo o come chiamarlo. Tu chiamalo al maschile quando non devi sottintendere console. Ok, perché console il Dreamcast, ecco. Riccardo dice, hanno speso il giusto per realizzare un capolavoro. Sì, speso e male, sì. Il risultato è una meraviglia per chi l'ha apprezzato. Lo so, però non erano tempi per spendere così tanto. E forse quello che gli ha fatto fare il picco verso il basso. È stato uno dei tantissimi motivi che ha acciucciato potenza economica a Sega più di quanto avrebbe potuto permettersi in quel momento. Nel frattempo, il caro amico Don Smur ti fa una domanda. Vorrei sapere una cosa. Io ho comprato su Dreamcast da mio conoscente. Solo che l'esoscheletro è l'alimentatore andava con l'NTSC USA. Per caso mi riuscì all'interno, potrebbe essere americana e per questo mi ha fatto il fumo più puzza? Ah beh, se dentro c'era una console americana e o magari anche solo il gruppo alimentatore americano, lì dovevi usare per forza lo step down, quindi a non dargli la 220. Esatto. Allora, se non l'hai usato, è ovvio che è andato in fumo. E allora in quel caso basta sostituirlo con uno di questi moderni, che tra l'altro sono piccoli così, non c'è tutto il gruppo grosso così. Aspetta che forse ce l'ho anche qui da poi oltretutto parte. Sono anche intercambiabili sia dalle versioni Jap che sì beh, una che volta parla, compri... il pinout è quello alla fine, esatto, però perché chiaro, una volta che compri il gruppo di però un conto è 110, un conto è no certo Max, è chiaro che devi avere uno step down se lui si aspetta la 110, però dico il pinout interno sulla console è uguale, è lo stesso, è identico. Luca Rosani, intanto se mi faccio protetta, chiede se c'è un GPR. Il lettore ottico staccato da questo. No, il gruppo alimentatore qua, vabbè. Ah, sì, ce l'ha Gianfranco. Ah, ce l'ha. Faccio vedere in foto, sì. Eccolo, esatto. Eccolo lì, esatto. E calla. Sto gran coso, insolente, rumoroso. Scusate, c'è una bella domanda che ho letto su YouTube, fatta da Alessandro Moroni, tra l'altro. È veramente una bella domanda. Doc, puoi darmi un parere sul joypad del Dreamcast? È uno dei top oppure poteva essere fatto meglio? Sicuramente fatto meglio. Sì. Sicuramente fatto meglio. Molto meglio. Allora, io ho un problema con il joypad del Dreamcast, che essenzialmente ho le mani troppo grosse. E il problema mio con le mani grosse è questo, che quando ci gioco sbatto le nocche su sto che c'è qua in mezzo con gli slot per le VMU e faccio tutto il tempo così e poi alla fine c'ho le nocche levigate ed è un fastidio incredibile, infatti io l'ho sempre trovato un po' una stronzata. Altra cosa, il fatto dello stick, per quanto mi riguarda poco serio, perché io ho sempre preferito quelli lì gommati, è una critica che volgo anche allo stick sul joypad del Nintendo 64 ad esempio, che mi ha sempre dato un fastidio incredibile, e soprattutto sto cacchio di filo che scende da giù, che va bene che c'è il trick che lo puoi agganciare qua sopra, però è comunque una stupidaggine, io non so che cosa ci voleva internamente a farlo salire qua dentro e farlo uscire proprio da dove c'è il gancio essenzialmente. Non so perché abbiano pensato questa cosa. Per quanto mi riguarda, questo tra l'altro veniva chiamato scherzosamente la padella, non so se voi vi ricordate questa cosa, la padella. Il padellone, l'ho sempre trovato un joypad avveniristico per le caratteristiche ovviamente del doppio slot, della VMU eccetera, però
non proprio comodissimo, un pochino, non lo so, mi trovavo meglio con altri joypad dell'epoca, non ti voglio dire, cioè mi trovavo meglio addirittura col Duke della Xbox, quindi per farti capire, è che io c'ho le mani grosse, guarda, vedi? Quindi non riesco, un po' un fastidio, però vabbè, c'aveva i suoi pregi, ovviamente. Allora, siamo in fascia protetta e per la seconda volta Luca Cusani ci chiede: ma c'erano giochi erotici per la Dreamcast? C'erano. Io sinceramente non ne conosco, quindi vi rimetto alla vostra sapienza, ma probabilmente ci saranno stati, di sicuro. Guarda, c'è Alessandro che sta già cercando nel suo nel suo database. Ah, vabbè, i simulatori di appuntamenti, vabbè, sì. Dai. Ah, vabbè, sì. Beh, roba... quelli più che erotici erano un po', ma neanche, erano un po' così ammiccanti, ma sì. Non è che si vedeva roba nuda. Vabbè, cos'è, ufficialmente un tizio in Giappone, diciamo che lo prendono abbastanza seriamente, c'è un tizio in Giappone ha sposato il suo Nintendo DS, non no. So se ti è capitato, sicuramente l'avrai sentita sta cosa. Che c'era... un po' complicato l'accoppiamento, però vabbè. Allora, ti giuro, ha sposato il suo Nintendo, non il 3DS, ha detto il DS, proprio. Ah, è anche un pezzo che stanno insieme. Gli anziani gli piace. È capito, è un pezzo, quindi diciamo che questi simulatori appuntamenti... Mamma mia. C'hanno qualcosa che... Leggendo un messaggio del Teo Castorio, ha scritto: giochi erotici, ho convertito a concetta ricata. Donatello... sei bannato. Ciao Mario. Ho convertito concetto di carta al massimo. Ciao Angeliti, buonasera. Che allora guarda, comunque il Dreamcast diciamo che viveva di un vastissimo parco arcade che era abbastanza era molto notevole. Sì, spesso addirittura anche a livello di marketing spinto più degli altri prodotti delle terze parti. Cioè, la Sega era una che diceva: i miei giochi sono meglio dei vostri, anche se li fate per la mia console. Quindi ti puoi capire che razza di ambiente fra gli sviluppatori all'epoca ci fosse, vabbè. Oddio, comunque per la maggiore i prodotti Sega erano prodotti abbastanza di qualità, diciamo, cioè... Ah, cavolo, quelli da sala sì, accidenti. C'è House of the Dead, per esempio, per tirarne uno a caso, insomma. Allora, la versione Saturn, vabbè, non è quella arcade. Bellina, però quello arcade, cavolo, era spettacolare. Stavo parlando di Dreamcast oggi. No, io sto dicendo che è uscito l'equivalente su Saturn, cioè l'equivalente, la versione casalinga. Diciamo. Due titoli casuali, eccoli. Sul Calibur, bellissimo. Vabbè, Virtua Fighter. Vabbè, Virtua Fighter, ciao. Iniziamo a parlare di Virtua Fighter. Ci vuole solo una live su Virtua Fighter. Non è basta. Virtua Fighter meno giocato in assoluto da tutti, credo. Il 3. Sì, il più giocato è stato il 2. Era ovunque il 2. Anche su PC venne giocato moltissimo il 2. Sì, perché poi era il periodo del... Visto che si è parlato di 3D Fakes, era il periodo del... Guarda quanto è bello tutto colorato senza i pixel. Cioè, esatto. Era più veloce, più che altro. Non era anti-aliasing. Esatto. Anti-aliasing, guarda, è tutto liscio, tutto sfumato. Esatto. La famosa battaglia dell'anti-aliasing della PS2. Vabbè. Vabbè, se parliamo di Saturn, anche una vecchissima imberbe Nvidia all'epoca ci provò a portare il Saturn su PC, che aveva fatto la Diamond Edge, video che ottimizzava i porting Saturn per PC e addirittura ti dava anche la possibilità di agganciare il joypad Saturn. Yes, due. È vero. Era una di quelle aziende che vennero contattate da Sega per lavorare sul Dreamcast, poi alla fine sì. Anche perché all'epoca, stranamente, Nvidia venne asfaltata da 3DFX, che poi fu acquistata da Nvidia, cioè una roba incredibile. È stato un giro. Sergio Massa ci dice:
dopo che si è sposato il Nintendo DS è nato il Nintendo 3DS XL. Sì, una cosa simile. No, invece mi piace di più quello che ci chiede Sergio Catapano. Perché Sega ha preso di petto l'entrata di Sony nel mercato affrontandola faccia a faccia e fallendo, ma Nintendo ha fatto il mercato a sé? Allora, qui io faccio parlare prima voi, poi dico io la mia cazzata. Vai, prego. No, no, io la dico dopo la mia. No, 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 io voglio sentirla subito, dai. Vai, via. Max. Ah, Nintendo, parli sempre per ultimo. Nintendo, tra, diciamo, fra le varie case, i vari produttori di tutto, perché fai tutto di più, ha un concetto fondamentale. Questo costa X. Dovunque lo vendo. Cioè lo vendo, che ne so, online, lo vendo in una, in una GDO, nella grossa distribuzione, lo vendo anche, che ne so, nel negozietto sotto casa, però questo vale questo, e il prezzo non cambia. E Nintendo non si muove, perché i giochi di Nintendo e le console Nintendo, se voi notate, non cambiano prezzo finché loro non decidono di cambiare il prezzo. Non si smuove, cioè, non lo su Amazon scontato questo gioco Nintendo o questa console Nintendo, neanche su altri, diciamo, da altre parti, perché Nintendo ha quell'impostazione e secondo me è quello che forse gli dà quel tutto in più, ma magari il mio pensiero, attenzione, è la Nintendo Difference questa. La famigerata Nintendo Difference, che nessuno mai ha capito che cos'è, ma di sicuro è una cosa che fa guadagnare tantissimo a Nintendo. Beh, senza dubbio. Infatti, ancora oggi, i giochi che 5 anni fa costavano 49,90€. Continuano a costare. Ancora oggi sono a 49,90€. Lo so. Non abbassano i prezzi. Perché sanno, cioè, non hanno bisogno di svalutare i propri titoli. Perché sanno che li vendono. A parte che oggi comunque Nintendo è diventata la Apple dei videogame, eh? Quindi è diventata un po' la società osannata indipendentemente da qualsiasi cosa faccia, per cui chiunque può spendere cifre incredibili, per cui chiunque può rivendere le cose a cifre incredibili, capito? È diventata il marchio. Piuttosto che il prodotto, ok? Adesso sì. Nintendo è questo. Mi piace questo argomento. Sì, passato. No, mi piace questo argomento. Per esempio, proprio per il GameCube, nel GameCube Nintendo, quando è stata la GameCube, non era così, assolutamente, no. Assolutamente. Addirittura arrivarono a deprezzare il GameCube fino a 99€, dai 250 e passa che costava. Poco tempo questo, tra l'altro. Perché essenzialmente non la comprava nessuno. Poi da Wii in poi, quando c'è stato quello scatto che l'ha portata ad entrare nelle case anche di gente che non sapeva cosa fosse il videogame, e quindi ha aumentato il bacino, ha aumentato l'immagine più che il bacino d'utenza, e allora ha cominciato ad ingranare a livello proprio di importanza del brand di Nintendo. Per quanto comunque Wii, con tutto che ha venduto uno sfacelo, è stata la console più venduta della sua generazione, però a livello di titoli ha venduto pochissimo, perché la gente la comprava per moda, si faceva bastare quel Wii Sport che trovava di default all'interno della confezione, poi non comprava nient'altro. Ma guarda, vorresti aggiungere una D alla parola che hai detto anche? La moddavano come se non ci fosse un domani. La moddavano, vabbè, sì, dai. Quella generazione lì hanno moddato tutto, è stata moddata in 300 milioni di situazioni la 360. A voi. Tant'è che poi Microsoft aveva fatto la furbata che le bannava e la gente se le ricomprava e se le rimoddava. Allora, addirittura io conoscevo gente che ai tempi, cioè ti parlo adesso, no preistoria, ma là, aveva l'Xbox, la top, che era la Elite ai tempi. Tutta moddata proprio, leggeva di tutto, è un Xbox 360 Core, capisci? Per giocare online. Che praticamente, cioè, da lì ad avere i Trainings of Death era un attimo.
Il Red Ring of Death era un attimo proprio, cioè eri là là. Alfredo. Come? Ci fanno un crime da puntata se continuiamo a raccontare di mod. No, vabbè, cioè, alla fine... la mod, tecnicamente, tu puoi farla. Tu non puoi masterizzare i giochi, non puoi scaricare. Tu la mod puoi farla. Che se la copia originale. Tu della tua console puoi disporre in qualsiasi modo, anche pestarla sotto i piedi. Sì, sì, anche buttare il terrazzino. Anche farle il bagnetto. E tu accesa e puoi immergerti nella vasca. Ma no, sì, perché in quel caso... Non è il caso di farlo. Puoi fare quello che vuoi con la console. Ci puoi mettere dentro quello che vuoi. Puoi usarla come tostapane, se ti piace. Beh, sì. Il problema è non farci girare roba non legale. Salutiamo Mauro Sala che ci saluta e saluta tanto te, Alfredo. Ciao Mauro, buonasera. Allora, grande Mauro. Catapano chiede, potrebbe più accadere oggi che Sony, Nintendo, Microsoft possano uscire dal mercato delle console? Perché Nintendo un paio di volte ha rischiato. Ma perché Microsoft ancora non è uscita? Chiedo per un amico. No, ma sai cosa? A un certo punto, e non mancherà tanto a mio parere, tutte usciranno dal mercato console. Sì. E tutte quante si convertiranno al mercato servizi. Yes. Nel senso che ad un certo punto avremo sulla nostra TV l'app Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, eccetera. Facendola partire ti dà una lista delle cose che puoi giocare, per cui vale il tuo abbonamento, e con un pad universale di qualsiasi tipo giochi. Non esisteranno più le console. No, è vero, ragazzi. È vero. Guarda, anche come hanno detto tante altre. Io amo il lato fisico, amo... Vabbè, ormai quello penso tutti. Direzione. Ma volendo ci aveva già provato Nintendo, tra virgolette, facendoti giocare in streaming Resident Evil 7, attenzione. Dio santo, la siamo ad un... Vabbè, ora, ovviamente prove, non ce l'ha fatta. Stadia, sì, si stanno facendo le prove. Sono tutti i test, tutte prove di un futuro però aspettate, anzi, lì c'è anche un grosso rischio, ne parlavo, non mi ricordo, forse da poco, con qualche amico. Sì, è vero, tu hai una console, ti colleghi, a parte il fatto che poi dipende anche dalla connessione che hai, attenzione, ma tanto le connessioni sono sempre più veloci, quindi ti scarichi il gioco, installazione, poi ti scarichi il DLC, poi ti scarichi il resto, ma il giorno che dovessero cadere i server non giochi, ma il giorno che ti manca la connessione non giochi, ma il giorno che è congestionato e che devi aspettare la fila per accedere non giochi, certo. Quello è sempre un pericolo, ed è ovvio che ci saranno questi casi, certo. Però è quella la direzione, ragazzi. Cioè, si andrà verso un mondo di servizi, un mondo in cui il fisico è virtualizzato. Se le già in pass dai PS Store e così via. Se ve ricordate, ne abbiamo parlato anche altre volte, di quanto vengano vendute in perdita delle console, perché poi guadagnano sui servizi. Ed è quello che poi sarà, come diceva benissimo Claudio, cioè è quello. Stiamo vedendo adesso col Game Pass dell'Xbox. Il Game Pass è essenzialmente un servizio di videogiochi digitale che ancora fa affidamento sul fisico, sì. Ma se non fosse che ci devi accedere da Xbox, ci puoi accedere da PC e ci giochi senza la Xbox. Anche al cellulare. Non ho capito. Anche dal cellulare. Sì. È praticamente solo un punto d'accesso la Xbox, ma non è più necessaria. Esatto, perché il calcolo avviene altrove. Adesso è il brand, cioè Microsoft, l'ecosistema, che ti garantisce delle esclusive, ovviamente, ti garantisce delle prestazioni tot, ti garantisce dei sottoservizi di qualsiasi tipo, ma non è più agganciato ad un qualcosa di fisico, ce lo puoi godere da qualsiasi parte. Questo è... più andranno avanti, più sarà così. Farà un pochino più reticenza Nintendo, secondo me, in futuro, perché Nintendo è tanto 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 ancorata all'idea di qualcosa che tocco, qualcosa che monto, il fatto del adesso non mi ricordo più come si chiama, il lab, esatto, il labo. Il labo. E...
è ancora ancorata a una visione giocattolosa, diciamo così, o comunque materiale, di intrattenimento fisico, tangibile, che è tipico di Nintendo essenzialmente. Mentre sì, tutte le altre, prima o poi andranno tutte quante così. Sony è un'altra che ci sta pensando, sì, tant'è che sta già testando con il Now e tutto il resto. E andremo così, prima o poi non ci saranno più le console, ci saranno dei punti, magari ci saranno, però non saranno adesso mi compro la Xbox che c'ha 10 teraflop, saranno delle scatoline piccole così con una connessione wifi per attaccarci un controller che tu attacchi alla TV e funzionano come delle chiavette essenzialmente, capito, che ti eseguono l'app o te la autorizzano, va a sapere, insomma, qualcosa di fisico magari ci sarà, però non sarà più una cosa che dentro c'è un processore, c'è la RAM, teraflops, è tutto quanto virtualizzato sul cloud. Sì, sarà solo guadagno alla fine. Beh, nel frattempo che Mauro San e Zio Senpai se la chiacchierano, e volevo leggere un messaggio che si è giocato a Paolo. Se ipoteticamente nei prossimi mesi uscisse una nuova console Sega, sfruttando bene tutte le sue IP, potrebbe entrare bene nel mercato, magari a prezzo concorrenziale di giochi e console? No. Il problema è che adesso le IP Sega quali sono, a parte Sonic? Cosa c'ha Sega sul mercato? Vabbè, Jet Set Radio è ancora di Sega. Outrun, sì, volendo, è ancora di Sega. Vabbè, però sono tutti i giochi di Sega. Però hanno perso i diritti con la Ferrari. Però è roba... potrebbero delle IP moderne di Sega oggi sostenere una sua console esclusiva? Assolutamente no. No. Ma proprio no, cioè... È impossibile questa cosa. Nemmeno o più si mette ai livelli degli altri e si fa la sua libreria di multipiattaforma con qualche esclusivina, ma deve vedersela con gente che sta sul mercato fisico dell'hardware da decine di anni ormai, oppure non fa niente. Non credo che farà mai una cosa del genere. È difficile per un nuovo attore oggi inserirsi in una scena hardware, perché è satura. Beh, se sì, vedi Nintendo, Nintendo si è diventata la... Io non voglio più avere niente a che fare con voi, gioco la mia partita. È quello, è ormai quello, perché Nintendo aveva visto che dopo Wii non c'era più partita, ha detto, senti, io mi faccio la mia console con Blackjack, squillo di lusso, e voi continuate a scannarvi. Nemmeno Nintendo ci prova più a competere apertamente, quindi ed ha ragione. Sì. Anche perché Switch sta andando molto molto bene. Molto bene, sì. Beh, Switch quest'anno, anzi l'anno scorso, così è stata la più venduta in assoluto. Sì. Beh, però sai, ma vabbè, scusa. Beh. È una portatile, ha sostituito il 3DS che era... Esatto, gli ha fatto il cavallo, come si dice. Altro che, sì, Switch continuerà a vivere in parallelo con 3DS. Sì, si è visto, non ci ha creduto nessuno. Non ci ha creduto nessuno. Vabbè, Xbox campa senza esclusive, può farlo anche Sega. Beh, aspetta, caro, adesso vedrai appena cominciano a ingranare quelli di Bethesda. Infatti... Loro hanno Vabbè che qualche esclusivina ce l'ha sempre avuta, perché i Microsoft Studios ne hanno sfornata di roba, a partire da Halo, come si chiama? Sì, però diciamo che fino a una decina di anni fa, se ben ti ricordi, Sony su quello era un Sony a livello di esclusive, first party e second party è sempre stata, almeno negli ultimi anni, il top. Adesso non più, perché adesso Microsoft tra un po' sarà... Adesso non più, sarà... anche perché adesso Sony è pure PC, e quindi non c'è più... Comincia a non essere più necessario acquistare la PlayStation, perché tanto basta avere il computer. Comincia ad essere necessario essere PCisti a un certo punto, sì, che sono quelli che se la passano meglio addirittura. Dove ci dice adesso Sega non dovrebbe per niente rischiare di fare una nuova console, si darebbe una zappata ai piedi da sola. Non credo proprio. Considera che quelle che arriveranno adesso di console nuove, che non sono Nintendo, Sony o Microsoft, sono console, una è già arrivata che è il VCS nuovo,
Sì. Gli Atari. Sì, che poi dopo non E una arriverà che è l'Intellivision amico. Sono console che si inseriscono in nicchie. Perché il VCS si è inserito nella nicchia dei mini PC. Sì. Invece Amico si inserisce nella nicchia lasciata libera da Wii. Perché Switch non ha riempito la nicchia di Wii. Switch ha riempito la nicchia degli insoddisfatti di Wii U. Capito? Vero. Perché Switch è un Wii U come avrebbe dovuto essere. Ok. Tutti quelli che erano i potenziali acquirenti di Wii invece, quindi i bambini molto piccoli, le famigliuole, tutte queste cose, vengono adesso, cercano di essere intercettate da Amico quando uscirà, che è una console super user friendly, che si gioca addirittura senza pad ma solo col cellulare, che ha un tipo di party game, insomma, specificatamente creata per quel genere di giochi lì. E attenzione, avrà Earthworm Jim 4 in esclusiva. Esatto, guarda, la comprerei solo per quello, te lo giuro. Esatto. Quella è una bella cosa. Allora, Daniele chiede, ma Doc, a che punto sono le nuove console di Atari e ColecoVision? ColecoVision è fallito. Il progetto del ColecoVision nuovo si è scoperto che era tutta una fregatura, ma anni fa. Addirittura c'erano quelli che si occupavano di fare i prototipi, no? Che quando mostravano questo prototipo non era altro che la scocca di plastica creata ex novo, ma con dentro una scheda video da PC poggiata. Infatti la gente che poi analizzava le foto diceva, ma che cos'è sta roba? Ma perché dietro? Ma cos'è? E si scopriva che erano finti, erano cose con le schede video PC dentro, quelle di ColecoVision. Una cosa veramente incredibile, orribile. Tant'è che ColecoVision stessa, che aveva dato l'ok ad usare il suo marchio, gli fece il sedere, essenzialmente, perché si scoprì che era tutto una fregatura. Il CS è uscito un paio di mesi fa, però ha avuto pochissimo riscontro. E soprattutto è uscito solo in America. Quindi non l'abbiamo mai visto e nemmeno spediscono qua i bastardi. No. Ce l'hanno, ma sottengono a casa loro. Siccome mi sta asciugando la gola e tu invece stai continuando a bere, leggi tu l'ultimo messaggio. È acqua. Di Mauro? Esatto. No, però scusa un attimo, volevo dire una cosa, sempre rilasciata al discorso. Io sono Nintendo e voi non dico che siete nessuno, ma quasi. I vecchi giochi che ripropone i vecchi possiamo giochi. Parlare tranquillamente di Zio Senpai. No, ma era per dire che comunque impone il prezzo che l'impresa che vuole. Porting da altre console di 5 anni fa non è che fa il prezzo 5 anni fa il prezzo nuovo che è 60 euro, che è il prezzo che la gente li compra. Esatto, e li compra, li vende. Non interessa comunque spendere. Assolutamente che vende... no. Assolutamente no. Vero, The allora, Witcher. Paolo Sanna. Allora, su PlayStation le esclusive ci sono ancora. Quindi si deve comprare la console. Se le esclusive PlayStation che arrivano su PC escono tutte come Horizon, che dopo sei patch ancora non è al meglio, stiamo freschi, console tutta la vita. Ma lì varia da team a team. Quelli di Guerrilla non hanno avuto. Non sono stati molto capaci in realtà. Però adesso si parlava di. Aspetta, cos'era l'altra esclusiva che doveva uscire? Death Stranding è uscito al PC? Sì. Sì. Sì, è uscito. Si parlava di God of War che doveva uscire al PC. War deve uscire. Sì. Vabbè, per me è uno dei più simpatici. Adesso mi diverto io, dai ragazzi, posso cazzeggiare anch'io. Vai. È stato Cyberpunk. Cioè, un numero è un fatto. 2077, perché? Perché forse nel 2077 riusciranno a farlo bene. Perché Lì si sono dati la zappa sui piedi tantissimo col fatto di dover mantenere le promesse, ma che avevano fatto dovevano mantenerle per forza, cioè farlo uscire sulle piattaforme per cui l'avevano annunciato, cioè PlayStation 4 e Xbox One. Esatto. Però dopo tutti questi anni, dopo che sono uscite quelle nuove e dopo essersi resi conto che è impossibile che un gioco di quella portata giri su quelle console stravecchie lì, loro avrebbero dovuto avere i coglioni
per dirla alla francese, di dire no, non lo facciamo più uscire su PS4, e... però esatto, avevano già i pre-order, avevano 5. Incassato un sacco di soldi e dovevano farlo per forza. Ma anche sulla 5 e su Xbox Series X non è che sia così. Beh, io allora, io l'ho giocato su Serie X e con molte difficoltà perché è pieno di bug, ma bug scemi, bug stupidi che con un minimo di debugging tu li togli, addirittura bug cretini con gente in T-pose nella prima missione di gioco, gente in T-pose che hanno trovato tutti, ma uno che ti che lo metti lì, lo piazzi davanti alla TV, gli fai giocare le missioni, non l'hai trovato, che lo scamava subito quel bug. Poi alla fine c'era gente che dice, vabbè, sì, l'avranno visto, però c'è, per i bug c'è una lista di importanza e quello lì non è stato ritenuto un bug importante, hanno sistemato altro. Sì, ma ragazzi, ma ci fate una figura del manga. Cioè, come è possibile che della prima missione del gioco, della storia, io trovo tutte ste schifezze? Esatto. Non è possibile questa cosa. È una vergogna. Vabbè che non ti rompeva, a parte due o tre volte, perché lì il gioco lo rompevano, in generale non lo facevano, insomma, il gioco andava avanti. Però è grave. Cioè, è grave per un progetto che doveva essere un progetto, a parte che è stato in sviluppo con gli investimenti, anni, ma cavolo, ma un minimo di cura. Cioè, l'hanno infarcito di troppa roba, non sono stati in grado di gestirlo. E dovevano prendersi la responsabilità di non farlo uscire sulle vecchie. Concordo pieno. Vabbè, d'altronde, ma... come ha fatto con The Last Guardian? The Last Guardian doveva uscire su PlayStation Guardian, 3. È vero. Sì, lì doveva uscire, che doveva uscire. È stato un sacco di tempo in sviluppo anche quello. Infatti non è fatto uscire. Ma lì, non è uscito, ma lì uscito. Lo posso anche capire, perché... diciamocela tutta, a livello proprio di competenze tecniche non erano sti gran geni, ecco. Tu dici il team di The Last Guardian. Esatto, e quindi ci stava che potessero avere qualche problema, soprattutto per una cosa del genere che richiedeva una intelligenza artificiale ben sviluppata. Eh sì, perché Trico, esatto, comunque si muove su PlayStation 4... Io non con ho visto ambienti, problemi. Con ambienti che devono accettarla e accoglierla, perché era un bestione enorme, quindi devi fare un level design che consenta a sta cosa gigantesca di poter interagire, muoversi, creare delle sinergie e portare avanti gli enigmi e tutto il resto. Quindi lì più o meno si poteva, che poi con la PlayStation 3 che era limitata di suo, perché tant'è se guardi adesso The Last Guardian sulla 4 e sulla 5, 100.000 volte meglio, perché gli cioè sì, beh, sono film infinita. Quello che doveva bene, essere sì, su PS3 sarebbe dovuto essere una schifezza immonda, una cosa impossibile. Allora, sulla 4 si gioca bene, e adesso sulla 5 è perfetto, gira 60 fps, c'ha tutto quanto, capito? E a sto punto va bene, l'abbiamo giocato sulla 4, quello era, ma non potevano fare meglio di così. Invece, cavolo, quelli di Cyberpunk, i polacchi della Project Red, lì sono tantissimi. Infatti, guarda, faccio così. Eppure gente valida quella. Avevano alle spalle The Witcher, che vabbè che è partito anche quello con un sacco di problemi, però poi l'hanno sistemato. Com'è possibile che hanno fatto tutto sto macello? Allora, guarda, facciamo così. Io leggo il primo messaggio, il secondo lo lascio leggere a Zio Senpai. Il primo è di Rial, che come al solito ci dice: te pensa che i bug ne ho scoperti di belli su Mega Drive grazie a una passione per i trucchi. E lo sappiamo che Rial ha questa grossissima... Sì, Rial ogni tanto, se non rifà i due trucchi, sta male. No, invece il prossimo post, che è quello di... Vai, non lo so. Lo lasciamo leggere a Zio Senpai. Grazie, Max. No, magari più breve. Sì, sì. Ma poi ti ringrazierò tramite a modo debito, esatto. Allora, vabbè, qui dice: CD Projekt Red ha sempre lavorato così. Ragazzi, sveglia. Gli è andata bene, come diceva Claudio, gli è andata bene con The Witcher, perché era un gioco con un comparto creativo e narrativo derivato da libri di un certo livello. Ma in comparto tecnico dei giochi... CDPR è sempre stato imbarazzante. Ora che hanno fatto uscire un gioco dove non c'era alcun
Caravaggio da seguire, dove hanno dovuto affrontare lo sviluppo di un vero open, hanno fatto il botto e lo hanno fatto ovunque, PC compreso. Secondo me hanno fatto un po' troppo di quello hanno fatto il classico passo più lungo della gamba, l'hanno caricato di talmente tante cose e ogni volta ne annunciavano sempre di nuove, fino a che a un certo punto avranno detto: senti, ma non ce la facciamo mica, eh. Infatti molte cose poi le hanno tagliate, infatti si sa che moltissime cose non sono poi rientrate, però già in partenza... Ma poi hanno cagato fuori dal vasetto, come infatti, si dice, ma poi Claudio hanno messo anche la ciliegina sulla torta, che si chiama Kenny Reeves. Ciao! Ma lì, guardando quello che doveva essere Johnny Silverhand in originale, col modello originale, meno male che hanno usato Kenny Reeves, perché era veramente una porcheria, era una cosa inguardabile. Pensa un po' se usavano Max Spiga. Guarda, Keanu Reeves gliel'ha salvato il personaggio, secondo me. E poi tra l'altro avete saputo che l'altro giorno hanno trovato Keanu Reeves che si comprava un action figure di se stesso. Si comprava un action figure di se stesso. Il fiato. Gli hanno fatto la foto mentre era lì alla cassa che comprava l'action figure. Magnifico. Sulla PS5 gira a 60 fps solo se la versione fisica sulla digitale ti attacchi a 30. E se questo non l'ho mai testato, però con la fisica che ho provato, sì, effettivamente va a 60, poi non so come mai se la digitale va a 30, come mai lo faccia. Poi lì, dice, se volete ve lo spiego, perché è successo quello che è successo al CDPR, ma ci vuole un po', non sono preparati a compiti di questo genere e questo è solo uno dei motivi. Sì, si è visto. So, ma se io non sono capace a guidare una macchina in Formula 1, perché non ho sotto i coglioni per farlo, passatemi in termine, continuo a girare su un go-kart oppure mi faccio un DTM e un rally. Ma loro sono partiti in grande, hanno fatto tutti questi mega annunci, il gioco più, il miglior gioco, sai, cyberpunk ispirato alla... Ma sì, poi alla fine ho avuto orgasmi mentali per questo gioco. Che poi alla fine è stato cyberpunk, che poi lo stesso ideatore dei canoni cyberpunk ha detto: guarda, questo qui è tutto tranne che cyberpunk. In realtà Cyberpunk 2077 è il Ghost in the Shell, è esattamente Ghost in the Shell trasposto come immaginario, trasposto sui videogiochi. Bello Ghost in the Shell. Sì. È bello Ghost in the Shell, però se vogliamo parlare proprio del cyberpunk, effettivamente non è, perché è troppo colorato, è proprio Ghost in the Shell. Sì. Il cyberpunk vero e proprio è un pochino più tetro, un pochino più sporco, un pochino più usato, ecco, per dire. Invece quello era troppo colorato, robe al neon, anni 80, un po' diverso. Però vabbè, tornando al discorso, loro hanno fatto gli splendidi, hanno cercato di fare l'epopea, il gioco più bestiale del mondo, la cosa che mai nessuno aveva giocato prima, però senza effettivamente valutare le proprie possibilità. Sì, che poi un open world che non è neanche un open world, perché poi alla fine... No, beh, sì, lo è. È un open world, solo che è molto circoscritto, diviso su si sviluppa in verticale piuttosto che in orizzontale, compresso, accartocciato, ecco. Però chiusi, ancora non puoi accedere. Sì, beh, lì vedremo adesso con i DLC se li faranno mai, quando usciranno, che cosa cercheranno di aggiungere. Una linea in fibra e 4 tera, non 1, 4 tera di hard disk ogni volta per scaricare gli aggiornamenti e giocare il gioco, perché altrimenti... Cioè... Adesso hanno fatto l'ultimo comunicato in cui dicono che hanno sistemato la polizia, ma ci credo poco, e anche la guida delle vetture, e ci credo pochissimo anche lì. I taxi? Non lo so. Lì addirittura hanno detto che adesso... se hanno praticamente sistemato il fatto dei frame delle vetture, praticamente la vettura si muove
accoppiandosi, andando di pari passo con il frame d'aggiornamento della schermata, quindi non ci sono, è più reattiva la guida. Ma lì il problema non era la guida reattiva, lì il problema erano le cazzate, si perdevano sul niente. Ma cavolo, ma io quando guido, che ho la minimappa in alto a destra, ma perché cavolo quando sto andando a velocità non mi fai uno zoom? Cioè, la rimpicciolisci, così vedo dove sono le curve. Perché io non posso arrivare a 300 all'ora, la curva la vedo 5 secondi, 5 millesimi di secondo prima di dover girare. Perché si perdono su ste stronzate? Cioè, una roba che, non so, anche GTA, cioè, quando io sto correndo voglio che la mappa de-zoomi sia più piccola, così vedo dove devo andare. Cioè, ci sono queste cosine che io non capisco, che saltano subito all'occhio, ma perché non le hanno sistemate? La domanda, Claudio. Forse cominci tu la fretta. Ma la fretta ci ha avuto tantissimo tempo. Queste qui sono cose che ti saltano all'occhio nel momento in cui qualcuno va lì e lo testa il gioco. Quello che mi viene in mente è che nessuno l'abbia testato a sto punto. Nessuno ha testato il gioco. Guarda che tanto alla fine i beta tester sono diventati gli utenti, i giocatori. Sì, insomma, allora a un certo punto le cause legali e la gente che chiede rimborso te le meriti anche, Sì. C'è Gianfranco che va a fare una domanda, mi sa, Claudio, se non sbaglio. Claudio, volevo chiederti, la serie Shenmue ha un futuro? Vedi un futuro o è finito? Me l'ha detto che lo farà comunque fino a che fan lo vorranno, attenzione. Sì, ma con quali soldi? Shenmue 3 ha venduto niente. Lo so. Shenmue 3 ha venduto solo per chi ha fatto il pledge che l'ha finanziato. E io sono uno di quelli. Ecco. E basta, cioè, l'hanno comprato in negozio in pochissimi. È vero. Io le stime di vendita le avevo viste all'epoca, adesso io non sono aggiornato, ma si parla di numeri da fame, E con quali soldi, con quale fiducia da parte di un publisher tu puoi pensare di finanziare una cosa del genere? Difficile. Sì. E il fatto che non finisca anche il 3 mi rompe le balle, questa cosa. È vero. Lui doveva essere tanto... Il buon Yu doveva essere tanto onesto da dire, guarda, è una rarità il fatto che io possa finanziare e portare a termine questo gioco, soprattutto dopo 20 anni. Quindi lo concludo. Do un punto. Quello che era la mia visione... cerco di trasporre al meglio possibile e fine. Ma sto fatto di sperare di poter continuare è già un esagerare che non porta a nulla e che sicuramente non avrà seguito. La vedo veramente difficile, soprattutto col fatto che adesso la gente impazzisce per Yakuza, che è effettivamente uno Shenmue moderno, se la vogliamo vedere così, perché è quello. Sì, sì, è vero. Impazzisce. Adesso Like a Dragon ha cambiato le carte in tavola, è diventato un RPG e la gente lo ama ugualmente, sono tutti felici, quindi è difficile. È scomparso Shenmue, non esiste più, c'è gente più che ne parla, c'è gente più che ci gioca, fine, scomparso. Ed è una tristezza, ma purtroppo non si riesce a uscirne, difficile. Sì, tra l'altro loro hanno fatto pure Judgment, che è molto bello. Ah, sì, tra l'altro pure tradotto in italiano quello lì. Sì, bello, tanto, piaciuto veramente tanto. Scusate ragazzi, mi sentite? Sì. Sì, certo. No, perché un attimo. Allora, se ho giocato a Pano ci chiede argomento Dreamcast concluso. No, stiamo parlando domani. Ma assolutamente. Daniele chiede: Doc, per cambiare il discorso, qual è la tua console portatile preferita? Console portatile. E ti direi il Game Boy Advance. Sì, almeno è quella su cui ho giocato di più, perché all'epoca del Game Boy, quando ero ragazzino, non ce l'avevo, perché io giocavo solo su fissa, non avevo le portatili, ci giochicchiavo dagli amici, vabbè, tanto per vedere. Game Boy Advance invece lo comprai e ci ho giocato moltissimo, praticamente quasi tutto del meglio che era uscito all'epoca.
da Golden Sun, via dicendo, insomma. Tranne i Pokémon, io odio i Pokémon, li ucciderei tutti, gli darei fuoco e poi li scioglierei nell'acido. Una cosa orribile, no? Li detesto. E basta. Poi, vabbè, dopo, già 3DS, tutto il resto, compagnia cantante, ci ho giocato, sì, ce li ho ovviamente, perché molti giochi sono usciti lì, quelli che mi interessavano, ma... erano dei passatempi essenzialmente, non così di tanto in tanto. Invece l'Advance proprio mi ci sono chiuso per periodi importanti. Lunghi. Sì, soprattutto sul cesso. Ah, durante beh. Quella grossa. E poi ti andavano in cancrena le gambe e non riuscivi più a alzarti. Sì, quello è il pezzo peggiore. E quando si risvegliavano avevi... peggio ancora. Esatto, poi stavi così e c'avevi due bolli rossi sulle ginocchia. Esatto. Una roba imbarazzante, che uscivi tutto sciancato. Oh, cosa hai fatto là dentro? No, stavo giocando. Comunque ci credeva essere giocato a Palamo, di parlare un po' da Dreamcast. Sì, ok, Dreamcast. Sì, posso fare una domanda io? Sì, vai. Una domanda a tutti, praticamente. Sì, zio, nel frattempo, scusami, ti dico in live che pare che sei entrato in un bug di Cyberpunk. Sì? Ma per il neon dici? No, veramente ti vediamo ultra pixelloso. Non lo so, raga, voi come lo vedete? Io perfettamente. Io vedo tutti benissimo. Beh, allora io risponderei proprio al buon Sergio che chiede cosa ne pensate di GDEMU. Inoltre ho sentito di persone che modificano il voltaggio delle console giapponesi a 220. E allora, ecco, vedi, questa è una console con l'emulatore del drive e con il voltaggio modificato, perché in realtà ho cambiato tutto quanto il gruppo alimentatore. Ed è la console con cui io gioco quotidianamente e che è una meraviglia, che io consiglio a tutti effettivamente di fare. Che come quella di Gianfranco. Perché in questa è easy. Eccolo lì, questa bravo. È easy. Easy. Bravo, bravo, bravo. E io consiglio a tutti di modificarla. Consiglio a tutti di comprare due Dreamcast. Una di tenerla da parte, a imperitura memoria, da tramandare ai posteri. E l'altra da massacrare con queste modifiche e giocarci effettivamente. Sì, sì, concordo. Secondo me è la cosa migliore. Sì, quella lì è praticamente la plastichina che isola il coso, l'alimentatore dalla parte di ferro sotto. Isola. Dallo shield. Sì, perché c'è lo shield, altrimenti andrebbe in corpo. Esatto. E tra l'altro con qualcosina abbiamo studiato. Con quello cinese che compri il PSO, non c'è bisogno, perché si attacca in una parte in cui non c'è il ferro. E quindi lo puoi usare, sì, così, vabbè. En passant. Luca Cosani ti chiede se la modifica è semplice da installare. È una stronzata, facilissima. Stacchi due cavi, attacchi due cavi e hai finito. È proprio una stupidaggine, incredibile. Comunque, la domanda rivolta a tutti, semplicissima. Gioco preferito? Per Dreamcast, ovviamente. Sì, per Dreamcast. Per Dreamcast io ti dico, come prima, ti dico Virtua Tennis. E poi ti metto sul Calibur. Poi gli altri tutti in seguito. Molto, molto vicini nella classifica. Tutti quanti sullo stesso piano, quasi. Beh. Vai. Max? Sì, d'accordo. Ma, non so, secondo me è sul Calibur. Ecco, lo zio già lo so. Io lo so. Vai, zio. No, Gianfranco. Gianfranco, vai. Shenmue. Nada, non avevamo dubbi. E Street Fighter. Street Fighter 3 RD. Ah, sì, Street Fighter 3, sì. Sì. Zio. Sì. Devo? Vai. Vabbè, non vorrei ripetermi anche come l'altra volta, ma loro due. Eccola. Cigarelli. Rally Championship. Esatto. Cigarelli. Giusto da abbinare alle versioni di Saturn. Sì. Poi anch'io, chiaramente, vabbè, Soul Calibur. Soul Calibur. E Power Stone, devo dire la verità, sono lì. Ma sai che non li ho mai apprezzati, Power Stone? I Power Stone? Vabbè, sono un po' particolari, effettivamente. Gianfranco ha appena fatto vedere un gioco che... Ecco! Quella è una perla. Io l'ho giocato, non su Dreamcast, ma l'ho giocato
è veramente è molto bello, molto toccante anche. Molto so, naturalista, come dico. Non è poi toccante. Ma no, proprio... anche su Mega Drive. Eh sì. Doveva uscire anche su Saturn. È uscita la nemmeno Sonic è uscito su Saturn. No, lascia perdere, sono depresso. È la quarta volta che in una puntata dedicata a Dreamcast ci menzioni Saturn. Normalmente lo nomino in tutte le puntate, non capisco perché questa sera è un problema. No, io non volevo dire, anzi non ci sta Iga, meno male, se no si parlava solo di quello. Sonic R è uscito su Saturn, ragazzi. Sonic R. Sì. Ah! Ma perché Sonic Gem è anche peggio di Sonic R? Sonic Gem era una raccolta, vabbè, ci sta. Ma no, Sonic R... no, invece secondo me Sonic Gem era peggio, lo sai perché? Perché te la faceva credere. Che tu, non so se ci hai mai giocato a Sonic Gem, sicuramente ci avrei giocato. Sì, quando dovevi scegliere, in realtà tu una visione di Sonic 3D come lo volevi, bellissimo, ce l'hai. Vabbè, dai, ti fai film. È il più grande troll della storia proprio, in assoluto. Che sfiga quella console, madonna. È bello che Saturn è stata una delle mie console preferite in assoluto, perché ci giravano i versus di Capcom. Giochi che ho amato in sala giochi e che per cui ho comprato il Saturn, per giocare a X-Men contro Street Fighter e Marvel vs Street Fighter. Io c'ho Saturn ancora, non riesco a giocarci, però ce l'ho. Sfiga, madonna. No, comunque, ma lì era lo strapotere Sony. Quello che aveva il PS scritto sopra era imbattibile. Vabbè, diciamo che comunque chiudo un attimo sto argomento dicendo pure che Sony a livello di marketing ha fatto paura con PlayStation. Ma non solo in quello, ma soprattutto perché anche a livello di distribuzione Sony in realtà non era nuova nel campo, ok, scusami il termine, distribuiamo dischetti. E Sonic c'aveva il reparto musica che spingeva come se non ci fosse un domani. Porca miseria. Quindi non è che stai a parlare dell'ultima arrivata. Sonic aveva tutto in casa. Si faceva i dischi, perché stampavano i dischi. Si facevano la distribuzione, il comparto musicale, le aziende che facevano i full motion video, erano tutte cose dentro Sony era, certo, ed è ancora l'ecosistema perfetto per creare videogiochi e per venderli. Sì, non è vero, perché non deve chiedere niente a nessuno, non deve chiedere niente agli esterni. Si faceva l'hardware da sola, i chip, tutto quanto. Addirittura i chip lei li vendeva agli altri. Nintendo campava con i chip audio di Sony, per esempio. E Yamaha. Sì. Tutto. Yamaha. Ed era perfetta quella situazione. Infatti, quando è stato Kutaragi, ci ha visto lungo e ha detto, porca vacca, qui Nintendo ce l'ha sbattuta nel cucchio. E noi, che siamo però meno di nessuno, e ce la facciamo anche da soli, e lì basta che hanno convinto le alte sfere a dargli una possibilità e ha sfondato. Esatto, perché loro in effetti, beh, diciamo che Sony aveva già pronti tutti i lettori Nintendo, esatto. Quindi andava in perdita che la metà basta. Dei consorzi che creavano gli standard dei dischi, cioè aveva le mani in tutto, sì. Ed era perfetto, cioè non poteva non entrare nel mondo dell'entertainment, era obbligatissima, anche con il fatto che rimase scottata dall'affare di Nintendo con Philips, era obbligatissima a tentarci. Sarebbe stato pazzesco non provarci, e infatti la storia gli ha dato ragione. Beh, però attenzione, la Sony, come la Microsoft, ma come Google e anche come Facebook e altre aziende attuali, creano dei campus veri e propri, per cui proprio hanno il loro campus dove c'è l'azienda, dentro ci sono i dipendenti che si possono portare i figli, la moglie, fare quello che vogliono. Poi hanno la parte che produce, quindi stabilimento di produzione, poi hanno quella di ingegnerizzazione, poi hanno quella di studio, che sono quelli che preparano gli studi. Per cui sono delle situazioni un po' particolari. Attenzione. E Sony, questo film qui l'ho portato avanti da anni, perché Sony è veramente ha
dei campus da paura. Cioè, ovviamente prendo i ragazzini appena usciti, diciamo, da quello che è il nostro corso di scuole superiori, li metto lì a studiare ingegneria e poi se portano dentro, li tengono, li Evidentemente, collocano tutto. evidentemente a sto ultimo giro deve esserci stato qualche chiusura per defezioni da parte del team del design, perché PlayStation 5 gli è venuta una cacata a livello di design. Madonna, guarda, veramente brutta, veramente brutta. allora, se mi dici che è una cagata, mi stai facendo un complimento. Perché è studiata Devastante. in maniera dozzinale quella console lì, no? No, devastante. Cioè, Xbox Serie X è un gioiello al confronto, Sì, a eh? parte che non so Per se l'ha aperta, ingegnerizzazione. ma soprattutto, esatto, perché l'Xbox, hai visto che ha una backplane e tre schede montate sopra. Esatto, tutto che si aggancia perfettamente e si chiude. Invece PlayStation la stacchi la plastichina e si spacca. Stacchi la Perché ha due pennicetta, plastichine nel cazzo. Poi stacchi ha una perché si spacca. backplane, ha i cavetti che partono da una parte e arrivano dall'altra parte del Esatto. mondo, che dico, Cioè, ma cazzo, nel 2021 ancora abbiamo i cavetti. la porta USB sul frontale della console non è in mezzo. Ma perché? Ma non mi metti neanche un simbolino accanto ai tasti con scritto spegni, reset e spegni disco. Ma io come devo capire quale tasto fa cosa? Cioè, stavolta diciamo che un pochino l'hanno cannatina, però Non è più la vabbè. Sony. Allora, se PS4 proprio era ti venuta farò la fuori troppo domanda, troppo bene che dovevano per forza rovinare la cosa. Claudio Doctor, come ti devo chiamare? Come vuoi, tanto rispondo sempre io, quindi. Perfetto, se ti fa domanda, ho sentito dire che hai preso un Dreamcast negli anni 2000, quindi lo hai preferito a GameCube e PS2 o le prenderesti prima tre? No, allora l'ho preso. Allora, il mio primo Dreamcast l'ho preso di seconda mano dopo che uscì, perché io ovviamente come tutti ero PlayStationaro all'epoca, avevo PS2, perché provenivo da PS1, in realtà provenivo dal PC. Poi mi sono approcciato a PS1 perché molti dei giochi che volevo giocare non erano su PC, ma erano solo su PS1, vedi Metal Gear Solid prima ancora che uscisse in versione PC. E poi dopo PS1 sono passato alla 2 quando è uscito Final Fantasy X. Poco dopo il lancio, quasi un annetto, è uscito Final Fantasy X e io ho preso il bundle con Final Fantasy X. Ah, beh. Perché ovviamente era l'unico posto in cui potevo giocarci. E Dreamcast ci ho giocato da amici, uno in realtà perché solo uno l'aveva, e ci giocavamo online addirittura a Phantasy Star. Bellissimo. Bellissimo. E però avevo PlayStation 2. Poi tempo dopo lo trovai di seconda mano, ho detto vabbè, dai, perché no? E da quel punto in poi mi sono innamorato, cioè ogni volta che andavo in giro da amici, me lo portavo, avevo sempre lo Zenetto col Dreamcast dietro con Magnifico. quattro controller e Virtua Tennis, vabbè, che si giocava in due Virtua Tennis, non in quattro. Al Virtua primo si Tennis giocava in 2, due, al Virtua secondo Tennis potevi 2 fare in forse quattro. in 4, esatto, Sì. infatti sì, anche il 2, vabbè, sul Calibur, come se piovesse, e poi avevo, cos'altro? Expendables, e poi ce li ho tutti lì sotto, ammonticchiati, poi magari li tiro giù, e cos'altro che giocavo con gli amici? Tricky Style. Ecco, Tanto per fare delle prove a tempo. non avevi la mitica canna da pesca No, di non ce l'ho Sega con neanche Sega Bass adesso. Fishing 1 e 2? Non avevi un Non ce l'ho nemmeno Dreamcast? adesso. No, sto scherzando. No, non mi interessa. Io i giochi di pesca siamo due cose. Siamo due rette divergenti che non ci incontreremo mai. No, non ce Invece l'ho Zio proprio. Senpai. Invece Zio Senpai. Chi? Io? Tu con la pesca? Ma dici reale o finta? Reale anche Reale o virtuale? finta? Attenzione, anche Reale reale. virtuale, Ed è pensavo, dai, non fai il subito culo. Senpai qui in puntata. Attenzione, da Senpai a Senpai un attimo. Senpai, Capito? Senpai, Aspetta, zio. cioè,
potrebbe sembrare anche una fesseria, invece si hanno anche pescato oltretutto. Chiuso discorso. No, allora, ma solo per curiosità ho provato qualche simulatore di fishing, sì, di pesca, ma non hai la canna quella di Sega? No, no, assolutamente no. Non hai un Dreamcast. No, vabbè. È stato veramente. Ma tu la sei fumata, ti ho chiesto se non l'hai utilizzata, nessun finiversi. Non lo so, a parte che non fumo. Dunque, anche volendo proprio, guarda. No, non mai. Fumi e peschi, zio. Riguarda la tua vita. Inizia a fumare e pesca. Vai la grande. Aiuto. No, però no. Se invece parlate voi, io intanto vado a prendere i miei giochi di Dreamcast, così ve li faccio. Sì. Almeno quelli che ho qua. Bravo. Che poi, tra l'altro, io l'ho provato. Io quella donna l'ho provato. Ti posso dire una cosa? Guarda, È una figata pazzesca. Io l'ho provato. Come te pare? Devi spiegare cosa hai provato prima di dire che l'hai provato. Quella, la canna da pesca. Ecco. Quella di sé, ma quella originale, raga, magnifico, magnifico, un'esperienza incredibile, con mentre Sega invece Bass Fishing 2. Ah. Scusa. No, dimmi, sì, vai zio. No, sto dicendo, se conosceva l'altro Street Fighter che diceva, non è quello lì, ma è un altro, questo qui. Bello, ecco. Capcom vs. SNK. Dai, passiamo a flexare la nostra collezione, così tanto per fare. Anche Gianfranco ci può vedere. Vediamo. Ci sta Gianfranco che in una live ha mostrato 1000 euro quelli di roba. PAL. Vai con quelli JAP. Quelli JAP? JAP, vabbè. Allora, vabbè, questo qui immagino che lo conosciate tutti. Non lo dico neanche. Questo è uno di quelli che mi portavo in giro. Ovviamente. Ovviamente. Che ovviamente è Virtua Tennis e Power Smash. Vabbè, Daytona. E chi non ce l'ha Daytona? Poi ci abbiamo tutti quanti quelli. Tipo questo. Vabbè. Cavolo. Dead or Alive 2. Ecco, ok. Questo che, di cui abbiamo parlato, che ovviamente non può mancare. Bellissimo. Fighter 3. Una merda totale, che l'ho sempre odiato, Star Gladiator. Non so se l'avete. È uno schifo di gioco, non so, vabbè. Virtua Striker 2, che ci ho giocato pochissimo perché i miei giochi di calcio fanno essenzialmente schifo. Vabbè. Berserk, che ovviamente bellissimo. È necessario averlo, Berserk. Bellissimo, su Dreamcast. Non ce l'ho occidentale, ce l'ho solo. Un altro Street Fighter 3, questo è il W Impact, che vabbè. Sì, la cosa di Street Fighter 3, ne sono uscite troppe versioni e sono veramente impossibili. Rival School 2, bellissimo. Project Justice, bellissimo. Esatto. Questo è uno dei miei giochi che ho amato di più in assoluto. Sì. L'Alpha 3, Street Fighter Zero 3. Esatto. Giga Wing, bello, Giga Wing, cavolo. Questo è un bellissimo gioco, anche in tanta sala roba. È stato veramente meraviglioso. Altro Street Fighter 3, questo qua era il form matching, era quello lì che usavano per fare i ranking. Sì, online. Lo Street Fighter 03, ovviamente, l'alfa. Bellissimo. Un altro gioco allora, che Capcom o Bandai? Capcom. Ok. E SNK versus Capcom, o meglio Capcom contro SNK, che era la versione bella di questo console. C'era SNK contro Capcom, SVC Chaos, che invece non era granché, però vabbè. Che in realtà ha deluso le grandi aspettative quel gioco, perché lo doveva fare SNK. Però non è piaciuto tanto la gioco. No, allora, questo che però senza fucile perdeva tantissimo. In sala questo era meraviglioso. Sì, e tanto. Poi finisco con questo che vabbè. Per forza. Vabbè. Poi dopo vediamo una perla. L'ultima perla. Poi vediamo alcune domande. Sì, va benissimo. Crazy Taxi è una perla. Ah, aspetta che ne ho altri tre e poi facciamo le domande. Allora, vabbè, Marvel contro Capcom 2, che è questo qui. Bellissimo. Sì. Ovviamente il buon Virtua Fighter 3. Vabbè, sì, scusami, Virtua Fighter 3.
poi questo gioco bellissimo. Bellissimo, Dynamite Deca 2. Bravo. Bellissimo. Anche conosciuto come Die Hard Arcade. Die Hard Arcade, bellissimo. Il primo era bellissimo, pensato, una cosa qua pure bello. Avete notato che Bastardone l'ha tenuto per ultimo, apposta, una perla. Sì, no, no, ma poi appena ti faccio vedere quelli pal, ti faccio vedere l'ultimo che è una gemma assoluta che nessuno si aspetta. Sì. Bellissimo. Sì. Dalla Matteca, veramente, veramente un bel gioco. Il primo fu clamoroso. Allora, vediamo un po'. La domanda te la faccio io, perché le hai prese tutte e tre le versioni di Street Fighter? Allora, una l'avevo già, altre due le ho prese da il buon Maolo, Paolo Marocco, il pelatone con cui faccio certi video. Ah, ok. Quando aveva il negozio, perché io l'ho conosciuto che lui era un negoziante, aveva un negozio di videogiochi e vendeva anche retro game, e le ho presi da lui per finire la collezione, essenzialmente. Ah, ok, no, no. Il formatching l'avevo preso da lui. Sì, okay. mi sto accorgendo che ho 300.000 robe Capcom. Ma vabbè. Vabbè, comunque Capcom su Dreamcast ha lavorato benissimo. Sì. Sergio Catapano chiede: un gioco PS2 che avreste voluto su Dreamcast e viceversa? Beh, io ti direi delle esclusive di Sony, ma che su Dreamcast non sarebbero mai potuto apparire, tipo God of War. God of War non avrebbe mai potuto girare su Dreamcast. No, a livello fisico non poteva farcela. Mai. Però qualcosa di equivalente sarebbe stato bello. Gli mancava al Dreamcast un gioco del genere. Mancava lo slasher duro e puro. Non c'era roba del genere. Zantonio? Allora, leggo l'altra di Luca. No, rispondi a quella domanda. Per me, oddio. Sinceramente non saprei. Saprei anche, comunque. Io avrei detto Devil May Cry. Io. È un altro slasher, sì. Sì, vabbè. Tanta roba. Su quello sì, che mancava proprio. Mancava. Però attenzione. Però attenzione, secondo me su PlayStation 2 c'era un grande assente che dovevano portare, secondo me, e non è di Sega, è di Capcom, Cannon Spike. Perché non è uscito su PlayStation 2? Non l'ho mai capito. Guarda, poteva girare tranquillamente. Ah, quello sì. Non capisco perché l'hanno lasciato lì. Cioè, Sega non c'entra niente con quel gioco, quello è di Capcom. Anche i personaggi sono di Capcom. Sì. Cioè, ci sta Cammy, ci sta Arthur, cioè... Salutiamo Kiko che ci lascia e ci dà buonanotte. Invece Marossani dice, avrei voluto Shin Megami Tensei su Dreamcast e su Berserk su PS2. Beh, aspetta, su PS2 è uscito il seguito di Berserk. C'era, che credo, adesso io non lo so perché non ci ho mai giocato, però mi ricordo che ne abbiamo parlato anche lì nella serie di Thank You for Playing, e il buon Marocco, il buon Paolo, mi raccontava che era uscito poi anche una versione per PS2 che in realtà era una sorta di mezzo seguito. Quindi lo puoi trovare. Quindi c'è qualcosa. Ma io comunque per il link... Cioè, e viceversa, non penso di... Cioè, a parte, vabbè, quello che si dice degli slasher, sì. Però, boh, vabbè. Tipo, il Fantasy Dreamcast... Star pure poteva uscire... Cioè, alla fine è uscito su GameCube, ok. Sì. Però poteva uscire anche su PlayStation 2, visto che comunque gli ultimi anni di vita di PlayStation 2 la gente online ci giocava. Socom era pieno. Sì. Pieno. Noi siamo partiti per fare una live sulla Dreamcast, giusto? Sì. A memoria è stata la prima console ad averlo online. Non proprio la prima, però non proprio la prima a potersi connettere, perché già in passato molte altre console più vecchie, molto più vecchie, si potevano connettere. Anche Famicom, però si per avere, però per come multiplayer strutturato, sì. Sì, quello sì. Vero.
Sì, ma infatti Cioè, nel dicevo prima senso che quando no, pensavo. anche altre si potevano connettere online, avevano un modo addirittura 19K, qualcuna Sì, a sì, sì, sì. 39, qualcuna a 54K. Però mi ricordo che era l'unica che, cioè la prima, a meno che potevi giocare, diciamo, tra parentesi, giocare online. Tu Sì, magari sì, sì, non sì. ricordo il mio sbagliato, No, sì. Beh, guarda, basta guardare Phantasy Star Online. Phantasy Star Online era, durante i tempi d'oro, era strafrequentato, c'era di tutto là dentro. Io ci passavo le mattine con un mio amico, non entravamo a scuola, ovviamente, perché noi... perché trovai il portone chiuso e quindi non entravi. Sì, nella mia mente il portone è chiuso, in realtà... Un'altra strada. Andavamo a casa di questo mio amico e passavamo tutta la mattinata a rompere le balle agli spagnoli che trovavamo su Phantasy Star Online, scrivendogli stronzate in spagnolo stentatissimo, tanto per farli impazzire. Facevamo i troll essenzialmente, però era molto divertente. Daniel Ferro ci dice, tornando sulle portatili, come mai Aspetta, Sony? c'era un'altra domanda anche di Sergio prima. Di Sergio? Diceva, chiedeva quale gioco peggiore invece per il Dreamcast. Quale gioco peggiore? Non è la domanda, ci credi? Dai, a me mi sta a far ridere perché Di uno Luca c'è e fa ridere. Cusani. Perché non la leggo? Di Luca Cusani. Ce l'ho il gioco peggiore. Vai, Il non mi dire che peggiore. ce l'hai veramente, lo tiri fuori con quella faccia bruttissima in copertina. No, aspetta, come Cioè, dici la faccia bruttissima? no, in realtà è un segnale stradale che poi in realtà è una faccia bruttissima in No, copertina. io te ne faccio vedere un altro. Ah, non hai capito già qual è. Qui si va sul trash. Oh my No! lord. Cioè, ti sei proprio Michael Space. superato. No, scusa, mi inchino. Mi Invece Michael inchino. Space. E Seaman è un gran gioco. No, ha scritto anche Marossana, ha scritto per ben 2 volte, Seaman. Sì, infatti, guarda, io non c'ho cellulare, non c'ho niente, ma abbiamo comunicato alla grande. Porca troia, è brutto. Dicevo, Daniele Ferru ci dice, tornando sulle portatili, come mai Sony, dopo il buon successo di PSP, ha mollato inspiegabilmente la PS Vita, che è una portatile incredibilmente potente, che oggi, grazie al community, sta vivendo una seconda giovinezza. Perché, boh, perché a Nintendo non la batti nel campo delle portatili, è impossibile. Mai nessuno ci è riuscito, mai nessuno ci riuscirà. Semplicemente per Allora. questo. Beh, sono d'accordo. Sono d'accordo. Alla fine, tra i tanti rivali che ha avuto anche in Giappone, c'è stato il Game Gear, c'è stato il Neo Geo Pocket, in Giappone c'è stato il Wonderswan, e poi arriva PSP e non sente niente, prima il Game Boy e poi il DS. Fine. Nintendo non la batti mai. Mai. Nelle Sono d'accordo. portatili mai. Oddio, diciamo che il Game Gear non è così male. No, è ottimo, però alla fine ha vinto Ottimo, Nintendo. ma non è, non ha mai avuto neanche una speranza Game Gear, mai. Perché costava troppo, perché si scaricavano le batterie velocemente, perché i Sì. Perché, giochi non erano quelli di Nintendo, perché non aveva Pokémon. aspetta, ti faccio vedere anche un altro motivo. Un attimo. Eccola. Di questo. Esatto, vedi, perché non aveva Mew. Attenzione che il dottor Game c'ha l'acido, prima si è espresso Perché bene sui dovevi rompere Pokémon. le palle a cambiare questi? E Si è espresso bene sui vedere il Pokémon. fumo? Fai vedere Eh? le droghe? Li hai visti? No, sono i Ah, condensatori del Game Gear. ecco. Tutti i condensatori. Esatto. Soprattutto perché... Vabbè, ma dai, ma il problema dei condensatori in realtà è recente, perché all'epoca era difficile che trovassi una console con i condensatori andati, è più una questione recente, insomma. Perché adesso sono Un tutte paio con di anni, credo. problema. All'epoca era più una questione di che se Sì, non avevi batterie. i soldi, Ti se non avevi... lo zainetto da casa, Ma a parte quello... non con la roba, non con i libri, con la roba da mangiare, con le batterie. Se non potevi mantenerla, era impossibile. Invece, Game Boy era una merda, essenzialmente a livello di hardware.
diciamolo chiaramente perché era veramente uno schifo, sia non lo potenza, in socio. Come potenza del processore, no, mi prendo tranquillamente la responsabilità, sia come potenza della console in sé, che come schermo, che come qualunque cosa, sonoro, era veramente una schifezza, perché era veramente fatta al risparmio, però aveva l'autonomia, le batterie duravano tantissimo, okay. E aveva i giochi. Tutti programmavano per Game Boy, tutti, cioè. Tutti. E torniamo al discorso Nintendo. Nintendo non la batte sulle portatili, mai. Nessuno mai la batterà. Adesso c'ha Switch, figurati. Sì. Vabbè, vi faccio vedere un po' di giochi veramente orripilanti. Questo per rimanere in tema online, Pod 2. Che era tanto bello il primo Pod, e invece questo qui fa proprio schifo, non so, vabbè. Poi Nightmare Creatures 2, che non l'ho mai tolto dal cielo, fan, non chiedetemi perché. C'avevo il disco masterizzato, ci ho giocato lì, qui questo l'ho lasciato sigillato, magari lo aprirò adesso. Che magari fa 10 anni vale 1.000 euro. Stessa cosa Nomad Soul. Vabbè, Quantic Dream non si batte, però questo qui l'avevo già giocato su PC, insomma. Già qualche titolo per PC. Questo è un gioco imprescindibile che tutti devono giocare almeno una volta nella vita. Tutti. Vabbè, poi c'ho il Power Stone ancora con il prezzo del GameStop quando li rivendeva GameStop. Grande. Una cosa che hanno è il c'è in lire, 19.169 lire, non so. Allora, sì, diciamo qualche anno fa. Qualche anno fa. 19.169 lire, cifra... Questo è quello che ho consumato, qui dentro c'è il disco che in realtà è diventato una soletta secca, perché è stato tanto consumato che non avete idea. Apro una parentesi, Mauro Sala dice che se la Switch è portatile, lui è Rocco Siffredi. Ma la Switch ormai è la nemica sul portatile. Un altro bel giochino che valeva tantissimo la pena giocare su Dreamcast, che mi è stato pestato, non so da chi, infatti è tutto distrutto, la custodia è andata a quel paese. Vabbè, questo l'avete fatto vedere anche voi. Vabbè. Hydro Thunder, che era un gioco molto molto bello in sala, aveva il cabinato, quello dove ci potevi montare su, e lo guidavo, sì, proprio, è molto molto carino, mi ricordo. Vabbè, sul Calibur, ok, vabbè, anche questo sta usurato, vabbè. E poi questo che non ho idea perché ce l'ho. Cos'è? È il Greatest Hits. Questo credo che l'abbia rubato a qualcuno, non ho idea, però me l'hanno prestato, poi mi è rimasto, vabbè. Basta Move 4, Puzzle Bobble, quello lì, bisognava averlo. Due chicche, la prima allora, questo gioco in realtà è un problema e vi spiego anche perché. Perché per Dreamcast è complicatissimo da trovare in italiano, perché l'unica versione italiana era quella dell'Halifax, che è questa qui, prodotta in pochissime copie e distribuita malissimo, ce l'aveva tipo un negozio su 100 praticamente, e tutte quelle che invece trovavi negli altri 99 negozi erano la versione inglese, che però era tutta in inglese, non aveva l'italiano, ed è un problema. Almeno all'epoca si trovavano solo sul Calibur in inglese, mi ricordo, a parte quelli masterizzati, vabbè, che da uno in italiano ne facevano 300 copie le ma originale era difficilissimo da trovare. Vabbè, poi Alone in the Dark, bellissimo, il 4, che anche questo c'ho su PS1, a molti è piaciuto, incluso me, ad altri ha fatto schifo, a me da impazzire. Ma io ho amato i Resident dai Survival, per cui la chicca finale, vediamo una cosa che sono sicuro che nessuno di voi ha, e se la avete siete degni del mio rispetto.
Il Il Blimcast. Blimcast, ce l'ho, Ma non dai. originale, ovviamente l'ho scaricato, ce l'ho di là il disco. Questo è originale. Originale. Quanto di marchio si ha? Dove l'hai preso? Sì, Si lo dice trovo in un peccato e non posto. il peccatore. C'è Tekken 3 addirittura, guarda là. Quello di Tekken 3 con marchio SIAE, con addirittura la scritta funziona solo perché il Dreamcast è craccabile con i 1000 CD. C'è scritto funziona con qualsiasi Dreamcast compatibile con i 1000 CD, che era praticamente quello standard che era stato craccato. No, vabbè, il Dreamcast no. Il Blimcast L'originale è grande. originale. E vabbè, vogliamo raccontare la storia del Blimcast? Oppure Sì. abbiamo fatto tardi? Allora, il Blimcast Abbiamo nasce quarto con... d'ora, ragazzi. Tranquillo, vai. Perfetto, vabbè, in 5 secondi ve la racconta. E nasce come emulatore PS1 per PC. Uno dei primi Bim. emulatori commerciali, tant'è che veniva venduto, e che fece incazzare a morte la Sony, ma proprio tantissimo, tant'è che intentò mille cause, eccetera, eccetera. Alla fine, gli sviluppatori continuarono a produrlo anche durante tutto l'iter giudiziario e robe varie, tant'è che si sfociò anche nell'era Dreamcast e loro lo portarono pure su Dreamcast. Prima doveva essere una versione generica come quella per PC, che potevi metterci qualsiasi gioco della PlayStation 1 e lui lo faceva girare. Poi hanno visto che non era possibile garantire una compatibilità, allora hanno creato delle versioni singole per gioco. Hanno fatto questa, quella di Gran Turismo, e quella di Gran Turismo 2 e quella di... C'erano tre, mi ricordo, la terza non mi ricordo. Metal Metal Gear. Gear. Metal Gear, bravissimo. Cavolo, è possibile che non me lo ricordavo. Doveva uscire anche quella per Final Fantasy 9, ma non hanno fatto in tempo perché la Sony... Li ha fatti arrestare. No, loro contro la Sony hanno vinto. Perché sono riusciti a dimostrare che dentro il codice del gioco non c'era niente di proprietà di Sony. Quindi l'emulatore era tutto di loro, di farina del loro sacco, non c'era Sì, niente dentro sotto esatto. marchio Sony. Hanno vinto, però tutte le spese legali, gli avvocati, le consulenze, eccetera, eccetera, li hanno ridotti sul lastrico e sono falliti. E quella volta mi ricordo che sono rimasti scioccati, erano i primi tempi di internet. C'era il sito del Blimcast dove veniva venduto l'emulatore, ovviamente si chiamava Blim in versione PC, Sì. che venne oscurato e l'unica cosa che rimase fu la lapide con la scritta Blim. Ah, ciao Rip. Adesso Rest in aspetta peace. che ve la faccio anche vedere, aspetta, vediamo se riesco, perché è un pezzo di storia. No, E mi pensavo fosse ricordo Rest in peace. Che poi riposa in pace in italiano. sta cosa e con Sonic accanto, ovviamente, perché erano gli ultimi tempi che loro lavoravano su Dreamcast, quindi con le cose Sony. Allora, faccio vedere anche così in favore di chi ci vede, chi ci Sergio ascolta. chiede se i giochi PS1 giravano meglio su Dreamcast. No, sono due film diversi. Allora, su Dreamcast i giochi PS1 giravano con una risoluzione più alta, e però ovviamente effettistica migliorata, ma un frame rate un po' ballerino, non erano perfetti in tutto e per tutto. E anche alcuni glitch saltavano fuori, e comunque lo vedevi che non era una cosa pulita. Allora, aspetta. Vediamo un po' se riesco, se non crasha tutto. Diciamo che filtrava più che altro le texture. Ok, si vede? Allora, aspetta Vediamo. Sì, ok. Sì, c'è Sonic. Si Aspetta vede? un attimo. Sì. È un attimo che mi è saltata la grafica su. Mi è saltata la grafica su Streamlab in realtà. Togli me, togli me. Allora, aspetta No, che. si vede, Alfred.
Un attimo. Aprile del 1999, novembre 2001. Esatto. Beh, Bene. Lo possiamo togliere se l'avete visto. Vai. E insomma, questa cosa fece rimanere tutti quanti di stucco perché nessuno si aspettava che fallisse così all'improvviso e chiudessero tutto quanto di botto. E purtroppo andò così. Peccato perché ci hanno provato, eh. Questa cosa del PS1 sul Dreamcast era stata impressionante, eh. Sì, anche, vabbè, attenzione. Avere i giochi La Dreamcast. CPU del Dreamcast non è una CPU da nulla, ragazzi, eh. Cioè, parliamone. Ah, quello sì, però vabbè, l'effetto era, cioè, vedere girare, che ne so, anche Gran Turismo con quell'effetto pattinato che potevi vedere solo su altre console, cioè, per dire. Sì. Però non hai touch, è Tra una l'altro si GPU vede anche, Mac. guarda. Sì, infatti. Vedi? Da una parte PlayStation, Tekken 3 tutto pixelato, dall'altra parte Dreamcast, vedi comunque c'era un aumento della risoluzione, un po' di aliasing, di anti-aliasing sulle texture. Sì. È il sogno di tutti poi avere, cioè, una PS che facesse quello. Sì, eh. Era tanta roba. Eh sì. Poi Sì, molto, il molto. periodo alla fine, insomma. Ma nessuno con potenzialità a livello di CPU e di GPU, Dreamcast poteva tranquillamente emulare PS1. Anche Sì. perché, attenzione, non è soltanto emulare, cioè deve prendere il gioco, copiarlo, emularlo e visualizzarlo in maniera. Non è semplicissimo. Per cui, se ce la poteva fare e ce la faceva, non ti faceva. Non voglio entrare in console war, anche perché altrimenti poi mi entra Alfredo adesso che riparte con Saturn. Lo Eccolo. sai. No. Vabbè, comunque, diciamo una cosa, beh, prima di chiudere, a me è una cosa che personalmente il Dreamcast mi è piaciuta tanto, è stato che comunque Sega ha continuato a fare le periferiche first party. È stata veramente, mi pare, l'ultima console ad avere periferiche first party, diciamo così, tante. Cioè c'era Cavolo. l'arcade No, beh, stick. Dreamcast è stata anche l'ultima console, non No. soltanto. Vabbè, dai. Aspetta, il Mega Drive Mini che è uscito l'altro qualche mese fa No, è l'ultima io console. parlo di cose. No, Claudio, no, io parlo di console. Di console. È stata l'ultima, dai. Poi sì, le mini. Magari faranno anche. Boh, cazzo, no, magari un giorno faranno anche una mini Dreamcast. Non penso. Può darsi, bisognerebbe capire quanto ha venduto il Mega Drive Mini curato da Sega, non ci sono dati di vendita però purtroppo. Ma il fatto è che Sega non ti fa, vedi, il Dreamcast Mini, ti fa il Micro Game Gear. Sì. Ah, vabbè, ma E quello è una ma quello è un stronzata. gadget, dai. Eppure vuoi Vendi sapere una il cosa? L'hanno venduto. lo so. Guarda, io ho un contatto in Giappone dove compro i Ascolta, giochi Alfredo, tramite sentito lui, tre eh. Cioè, lo persone che l'hanno pago. comprato. No, ti giuro, guarda. Compro i giochi tramite un amico che è in Giappone, insomma. Cioè, lo fa proprio per lavoro, lo fa anche. E io gli ho, guarda, quando gli ho chiesto, guarda, ma per curiosità, ma i Game Gear Mini, mi ha detto, non mi parlare dei Game Gear Mini che non se ne trovano più. Cioè, sono Figurati. riusciti a vendere il Game Gear Mini. Hanno fatto l'Astro City Mini. Sì, anche quello non sono riuscito a prenderlo. Io lo so, io ce l'ho fatta all'ultimo secondo. Bel programma, bel prodotto comunque. Beh, però aspetta. Comparato con un Neo Geo Mini Sono è due film tutta diversi, un'altra eh. storia. Si finì la Game Gear No, 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 io dicevo, no, sì, quello sì, dicevo. Però anche il Neo Geo Mini, un mini cabinatino, diciamo. Cioè, tu pensa, l'Astro City Mini c'ha i micro switch. Ho detto Sì, tutto. sì, è meglio. Cioè, mi so sta cosetta con i micro switch, mi c'era pure da ridere. Però in realtà è anche è comodo, un bel prodotto, eh. Veramente, veramente un bel prodotto. Beh, regalamelo, dai, così. Ah, Sì, dai. dai.
Cala. Ma se poi ti avanza, non sai cosa farne, non Ah, ma so. dicono che forse lo portano in Europa, forse. Magari. Non sarebbe male cosa. Beh, vediamo. Forse faccio prima io ad andare in Giappone piuttosto Mi che sa. Vabbè, aspettare che lo portino qua. come la maggior Anche parte delle secondo cose, ovviamente. me. Che poi, guarda, io vorrei abbracciare come ultimissimo argomento anche la scena, sempre Dreamcast, ovviamente. Comunque c'è una community attivissima. C'è, Sì. raga, le pagine Facebook, ma non solo, pure i forum, Dreamcast Talk, per esempio, che è da paura. Macinano. Poi ci sta. Stanno facendo pad rinnovati. C'è il Retro Fighter che mi sembra che sia un ottimo controller. E la Retrobit addirittura vuole fare quello originale senza fili. Quindi io la vedo ancora viva come console parecchio. Assolutamente E anche dei giochi in sviluppo anche. Vabbè, amatoriali, però. sì. Eh sì, col fatto che è aperta tutto, non è mai morta la scena armatoriale. Io se posso, cioè, preferisco Esatto. uno dei, cioè, dicendo un titolo, perché mi ricorda, cioè, adesso vi dico che gioco è Gunlord, che ricorda Turrican praticamente. Sì, era fatto dagli NG Dev. Sì, esatto. Che è Ogni molto volta molto. mi tocchi il punto debole con Turrican, Antonio. Vabbè, a me lo dici. Cioè, vabbè. Insomma. Beh, Turrican è sempre Turrican. Ti finisce Sì. Turrican una volta a settimana, là, capito? Però no, devo dire che è un bene che sia in continuo movimento, ma ora più che mai la scena, ma su diverse piattaforme. Ed è un bene, insomma, speriamo continui la cosa. Guarda, io la più viva che vedo, che ho visto fino a mo' è il Mega Drive. Ah, sì. C'è il Mega Drive, raga, non gliela fa morire. Non ce la può fare. E anche il Game Boy. Il Game Aspetta, Boy da guarda. panico. Il Game Boy, pericolosissimo. C'è Game Boy e il Allora, Mega Drive. Sì, proprio di dottore. Turrican, avevo preso qualche anno fa un lotto, avevo trovato di giochi Mega Drive che mi serviva. In mezzo ho visto lì nelle foto, ho detto, ma cos'è quella roba? Guardo, vabbè, mi arriva sto lotto e vedo questo. Aia. Però il problema è che quando poi andai ad aprire la scatola, era vuota. Era solo la confezione di Mega Turrican. Tra l'altro, Mega Turrican è una buona versione, vale anche abbastanza. Poi, Sì. tramite il buon Pierino, Punk Spanò, se non sbaglio, Ah, sei arrivato grande a lui. Piero. Esatto. Grande Piero, Mi grande. sono procurato la repro. Ecco. Oppure, forse, non so se me l'ha data lui. Vabbè, di solito il mio spacciatore di repro è lui. E allora gli ho trovato la casa, la repro, però è veramente una roba. Mi sono messo quasi a piangere. Oh, cavolo, Mega Turrican, porca vacca! Che tra l'altro sapevo, pure ben quotato, Mega Turrican, niente, vuoto, era solo la confezione. Potrei vendermi la custodia. Sì, però aspetta. Qualcosa la custodia. Claudio, guarda che se vai a cercare, a proposito di custodia, adesso è una battuta, ma se vai a cercare una custodia, anzi, già, un box e polistirolo di un'amica, Sì. Questo 120-150 euro te lo fanno non pagare. c'aveva neanche il Più manuale. dell'amica. Vabbè. Dai, comunque è una bella versione Mega Turrican. Sì, è vero. Quindi è bellissimo perché è la confezione del gioco originale, ma dentro la repro. Sì. Vabbè, però la repro funziona, gioco con la repro, chi se ne Ah, beh, oh. frega. Come quando avevamo come si chiama? I raccoglitori dei floppy del Commodore 64 originali, e dentro c'era il floppy, me l'ha copiato. Eh sì. Eh In double side. beh, bisogna ottimizzare per forza. Spazio quello è. Ai ai ai. Bene, Va bene, ragazzi. Che dite? Chiudiamo? ok, abbiamo fatto l'una di Sì, mattina. fatta pure una Sì, direi certa. che Insomma, abbiamo diciamo fatto che. le ore piccole, comunque ho messo. È Beh stato sì. veramente un piacere. Allora, Una gran bella Pro Game, chiacchierata. grazie tantissimo, dottore, veramente. È stata No, una gran bella grazie, grazie. chiacchierata. Grazie a Quanto è tutti. durata?
3 ore? Circa, non lo No, so. Circa 3 ore. 2 mesi. Ci stavamo quasi avvicinando alla Snyder Cut. Cavolo, devo fare una versione riveduta e ampliata. Certo. No, veramente, guarda, grazie, grazie di cuore, sei stato gentilissimo, disponibilissimo. Grazie È mille. Grazie, assolutamente. molto. Andiamo nel gruppo. È stata una bella chiacchierata perché è stata anche chiacchierata proprio fra amici in maniera simpaticissima, perché abbiamo iniziato casseggiando su una cosa, poi sull'altra, siamo passati anche ad altri argomenti che non erano inerenti alla puntata, che era su Dreamcast, però è stato proprio quello bello, perché Molto naturale. sì, siamo quasi a salvarci, mancava giusto la birra, il tramezzino, Beh, però vabbè, in questo periodo è così, ragazzi. dai, prima o poi, quando finisce tutta questa rottura di balle, organizziamo e ci vediamo a metà strada. Beh, Ma sì. volentieri, il problema Sarà sarà per Gianfranco, cazzo, che sulla abita in manica, in mezzo Piedilupi. al mare, probabilmente. Metà No, strada. perché noi e te siamo vicini di isola, diciamo. Tu adesso dove stai? Giù, come si chiama? Palermo, Catania? No, io sto vicino Padova. Ah, no, sei fuori, sto qua, sto. No, ero convinto fossi giù. No, beh, allora basta. Allora tu sei più vicino a Gianfranco adesso. Ecco. E vabbè. Faremo altezza di Genova, dai, più o meno, così almeno ci E no, dobbiamo becchiamo. avvicinare anche l'Inghilterra, scusa. Infatti sì, io... Un cazzo. Vabbè, raga, ci vediamo in Almeno ci vuole, Svizzera. vieni. Guarda, facciamo così, ci vediamo in Svizzera e tagliamo la testa al toro. Non ci vogliono in Svizzera. E andiamo tutti in Francia a mangiare lumache e con il parente Diciamo che gli unici vicini in questo momento siamo io e Zio Senpai, di Marcello. Vai. Beh sì. che si chiama 250 km di distanza, 240. Va bene ragazzi, grazie per averci seguito. Vabbè, inutile che Grazie vi dico che vi seguite il dottor Game, perché tanto lo seguiamo tutti, quindi è inutile che ve lo, come si dice. a tutti. Prego, perché poi ho paura, gente che mi segue per strada. No, ma anche perché non ti devono seguire Attenzione. fisicamente, ti devono seguire a livello virtuale. Ti puntano con i laser quelli che vendevano i venditori ambulanti negli anni nostri. Guarda che cioè, io ho paura, vero? Una volta stavo uscendo dalla posta, qui proprio dove sto, cioè l'ufficio postale, e entro in macchina, avevo anche mia morosa dentro, arriva uno di corsa e viene subito a bussarmi al finestrino. Perché, che cosa succede? Che cosa vuole questo? Allora basso fa, facciamo una foto. Ma va! Ma veramente? No, vabbè. Ma io Ma sono tu stato fedele. devi sì, farti pagare da bere e dopo No, metterlo sotto in macchina. io mi imbarazzo tantissimo queste cose perché non è roba mia. E sono contento, mi fa piacere quando la gente. Però, cavolo, mi ha fatto venire una cagarella perché poi è arrivato correndo e poi è venuto a bus. Boh, boh, ho detto, ma cazzo, cos'è? Ho tirato sotto qualcuno. Cioè, non mi sono mosso dal parcheggio, ma avrò fatto qualcosa. Non lo so, ho spaccato. Niente, vabbè. Tutto questo per... Meglio che non. Cioè, avrei preferito. Cioè, meno male Questi che sono non mi ha pensato. gli inconvenienti di essere famosi, vedi? Cioè, ma poi neanche tanto. Però è strano che mi ha fatto qui nel paesino dove sto, che mi ha visto uno. Vabbè. Cioè, Li non trovi da ero del tutte le tutto. parti comunque, tranquillo. Spavento, ragazzi. Ma tu pensa che anche Alfredo ogni tanto lo inseguono? Sì. Ah, è bello che c'è Luca Cusani che mi dice, ecco, ma Bologna. Luca, io, ma perché fai queste cose? Ma perché? C'hai, sono io che mi devo inchinare a te per reverenza, no? Perché io sono più giovane, tu sei una persona più adulta, più matura. Non mi far fare queste cose che io poi mi imbarazzo, caro Luca. Seguitelo, il caro Luca, che è bravo anche lui, ne sa Di Luca Cusani? pacchi sul mondo Commodore. Commodore, eh sì, lo Commodore, seguo. aia spiga. Luca Cusani, dico. Sì. Sì, Sono già iscritto. bravo, bravo lui. Persone di giù. Vabbè, dopo questa bella... Cavolo, che avventura, vero? Porca vacca. Dopo che ci hanno stalkerato il Siamo riusciti Dr. a arrivare anche al Game, Commodore. diciamo... Fatemi Dreamcast, siamo passati a PS5, se no,
ero lì che pensavo, aspetta, dov'è il creak sotto il sedile, così glielo do in testa, se questo qua è un malintenzionato. Guarda, meglio il tuo creak del compaesano di Gianfranco, che ieri ha tirato addosso al pollaio. Ah, sì. Il bello che è venuto fuori un meme nelle ultime ore, che ho scritto modi per cuocere il pollo, e c'era quello in casseruola, allo spiedo, i petri, e poi il carro armato. Guarda che ne hanno parlato i siti degli Stati Uniti, ci sono siti degli Stati Uniti che hanno parlato di questa cosa. Certo. Beh, un carro armato. Il polverone sparano sui pollai. Cioè, la realtà che supera ogni immaginazione. Vabbè, per fortuna che il colpo era salve e ne ha ammazzato soltanto 50. Se fosse stato carico veramente, tirava tutto il pollaio e anche sì, vabbè, tirava giù il paese, era carico veramente. Poi ammazzava anche il tipo che gestiva i pulli, che teneva i pulli. Ah, vabbè. Il polliere. Allora, ragazzi, dai. Ragazzi. Grazie ancora a tutti. Vai, Max. No, dico, nella speranza in bis. Poi vediamo. Come no? Sì, dai. Vogliamo del gruppo. Va bene. Sì, assolutamente. Nulla, grazie. Soprattutto a te, grazie, Claudio, veramente. Non grazie gentile, mille. Non disponibile anche di più. È stato veramente un piacere. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno avuto, diciamo, la pazienza di seguirci, mettiamola così. Dai, spero che sia stato divertente e interessante per chi ci ha seguito, e ringrazio tutti coloro che hanno commentato, che sono sempre molto molto simpatici e carini. Sì, sì, sempre. Io ho provato a seguire, però ogni tanto, giuro, veramente troppe. C'è stato momenti in cui non ce la facevo proprio. Poi io sono anziano, per cui anche quello. Va bene, ragazzi. Va bene. Anche la ragazza a tutti. Buonasera, buonanotte, cioè. Anche Raffaele, Buttalo. Ci rivedere con la Dreamcast prima di chiudere. Dai, su, prima di chiudere, punta il Dreamcast. Vai.